Di nuovo torna con noi ad Armonia Mundi Mauro Biglino per la seconda volta e speriamo di vederlo molto spesso perché le richieste sono tantissime. Quindi spero che Mauro abbia il piacere di tornare, non troppo tardi. Allora, questa nuova conferenza verte su tutti i temi che Mauro Biglino tratta e che voi conoscete benissimo, non lo devo introdurre io. E il suo ultimo libro è il primo di una serie di 10 libri, ho letto, vero? Parli del fumetto. Sì. Che è un fumetto straordinario, veramente bellissimo. Io oggi l'ho guardato con attenzione ed è vero quello che è scritto nella prefazione, che il fumetto è un po' un linguaggio di simboli, no? Come quando non esisteva la scrittura, o anche quando eravamo piccoli che leggevamo questi fumetti meravigliosi che si stampavano dentro. Ecco, un modo meraviglioso per far fluire tutte le teorie discusse, però comunque molto coinvolgenti, che Mauro Biglino da anni porta avanti. Quindi questa serata ci serve una sorpresa. Vero? L'ho visto già da commentato, sarà molto trasgressivo. Io vi ringrazio. Per fortuna qualcuno che è trasgressivo e esce fuori dai condizionamenti. Io vi ringrazio, ringrazio Mauro e vi prego di accoglierlo. Chi c'è che non ha mai sentito niente delle cose che io dico? Allora, solo per queste 4-5 persone, tutte le cose che sentirete raccontare derivano dal fatto che io ho tradotto l'ebraico masoretico per conto delle edizioni di San Paolo, che hanno pubblicato molti libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente, e poi mentre facevo quel lavoro lì mi venivano fuori delle cose e dal 2010 sto raccontando autonomamente le cose che mi sono venute fuori, ok? Così è sufficiente su di me. Poi su di me in rete si scrive di tutto, quindi basta leggere lì. Va bene, siccome Marina ha cominciato dal fumetto, diciamo così, vi dico anch'io una cosa rapida, perché ho accettato l'idea di fare un fumetto, che una collana, sono 10 numeri, che si intitola Elohim, perché adesso poi vediamo perché, ma insomma, conoscendo i lavori dei teologi, e così comincio subito con la trasgressione, il fumetto ha la stessa dignità dei trattati di teologia. Dico questa cosa convinto, non è una battuta e non è una provocazione. Convinto perché? Perché il fumetto è liberamente tratto dall'Antico Testamento. I trattati di teologia sono liberamente tratti dall'Antico Testamento. L'unica differenza è che io col fumetto lo dichiaro che è liberamente tratto. I teologi no. I teologi dicono che quella è la verità, ma non c'è differenza. E quindi lo dico proprio convinto di quello che dico, ripeto, convinto. Se noi volessimo, raccontare in lingua bantu o nella lingua dei boscimani o dei maori o di quel che volete, le questioni relative, alla meccanica quantistica piuttosto che all'elettromagnetismo, noi non lo potremmo fare. Non lo potremmo fare perché in quella lingua non ci sono i vocaboli. Cioè noi non potremmo tradurre elettromagnetismo in bantu, perché non c'è. E non ci sono i vocaboli perché non ci sono i concetti sottostanti. No? I concetti si formulano nella mente attraverso le parole, e poi le parole sono gli strumenti attraverso i quali questi concetti vengono veicolati, diffusi, condivisi, discussi, eccetera. Quindi noi non potremmo parlare appunto di elettromagnetismo o qualunque altra cosa di quel genere in quelle lingue là, perché non hanno i vocaboli. C'è una cosa che, forse mai nessuno ha detto con un po' di chiarezza, che nella lingua ebraica non c'è il vocabolo che indica Dio. Non c'è.
Cioè il vocabolo che indica Dio così come inteso da noi, cioè l'essere onnisciente, trascendente, spirituale, non c'è. Nella lingua ebraica non c'è un verbo che indica creare, inteso come creare dal nulla. Non c'è. Nella lingua ebraica non c'è il termine che indica eternità. Sono tutte traduzioni nostre. Meglio, sono tutte invenzioni nostre. Cioè nel momento, poi entriamo nel merito, nel momento in cui si è stabilito che la Bibbia parla di Dio, che Dio è quel Dio della Bibbia, allora se parla di Dio ci deve essere per forza la creazione, ci deve essere per forza il concetto di eternità, e allora di lì indietro certi vocaboli vengono tradotti con Dio, altri vengono tradotti con eternità e un certo verbo viene tradotto con creare. Ma non è vero. Quindi quella lingua non ha quei concetti, cioè i concetti come i nostri, così come li abbiamo noi, diciamo il Dio giudaico cristiano, non ha i vocaboli perché non ha il concetto sottostante. Non c'è. Dell'Antico Testamento, e adesso questa sera ne vediamo alcune cose, dell'Antico Testamento devono parlare ovviamente i linguisti, i filologi, devono parlare gli storici, archeologi, sociologi, paleoclimatologi, paleozoologi, paleobotanici, paleoclimatologi. C'è una categoria che non si deve occupare della Bibbia e sono i teologi. Cioè il problema non è quello di stabilire se i teologi hanno ragione o no, è che loro con quel libro non c'entrano nulla. Così come un fisico elettromagnetista non c'entrerebbe nulla con la cultura bantù. È uguale. Il fatto è che da 2000 anni, insomma da secoli, si sono appropriati indebitamente di quel libro e ne hanno fatto ciò che hanno voluto. Ma la realtà è l'altra, non se ne devono occupare. Così come per fortuna non si occupano di Iliade, Odissea, della teogonia di Esiodo, per fortuna. Ma lì semmai avrebbero, volendo, poi vediamo che non è proprio così, ma concediamolo per un attimo, avrebbero qualche motivo in più per occuparsi, perché almeno in quella lingua il vocabolo theos c'è. Cioè nel greco antico il vocabolo theos, che è quello da cui deriva il concetto di Dio nostro, almeno lì c'è. Nell'ebraico non c'è neanche quello. Capite la differenza? Per fortuna non gli è mai venuto in mente di occuparsi di Iliade e Odissea. Ma una cosa è certa, se noi prendessimo la Bibbia, l'Iliade e l'Odissea, e senza contestare nulla di ciò che dicono i teologi, dicessimo allora questo passo, per esempio, gli Elohim della Bibbia, cosa sono? E mi dicono che cosa sono. Bene, io prendo quel concetto lì dei teologi e lo applico ai teoi dell'Iliade. Se, quando loro poi mi spiegano che cosa intendono per Ruach nella Bibbia, e io lo applico al agia pneum, al pneuma del, o all'animos di Iliade e Odissea. Se loro mi dicono che cosa intendono per i carri celesti di Ezechiele e io lo applico ai carri celesti dell'Iliade e dell'Odissea, io vi garantisco che costruisco il monoteismo omerico, esattamente come loro hanno costruito il monoteismo biblico. Tutte e due hanno la stessa dignità o lo stesso diritto di esistenza, nessuno. Nessuno. Per questo vi ho detto prima che il fumetto ha la stessa dignità. Ne ha un po' di più, perché il fumetto è sincero, dice liberamente tratto da. E ovviamente io nel fumetto metto quelle cose di cui non potrei mai parlare nei libri. Perché nei libri devo giustamente giustificare ogni virgola che scrivo, nel fumetto no, esattamente come i teologi. Quando qualcuno mi dice, ma le prove di quello che dici tu dove sono? Dico, come faccio a dare prove di ipotesi? Se avessi le prove non sarebbero ipotesi, sarebbero tesi. È una definizione di fatto, normale buonsenso. Io con la Bibbia, e poi vi spiego perché, faccio solo finta, perché secondo me con l'Antico Testamento si può solo fare finta. Quindi faccio finta che? E quindi non devo dare delle prove. Le prove mie sono quelle testuali, dico, io dico così perché c'è scritto lì. I teologi non sono neanche in grado di dare quelle, perché loro dicono Dio esiste perché la Bibbia quando dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra.
sono molto più lontani di me dall'Antico Testamento. Io col fumetto, per quanto nel fumetto poi lavori di creatività, adesso il nuovo numero esce adesso, è uscito, cioè in distribuzione, non c'è ancora qui, ma sta andando in distribuzione in questi giorni, entro nel vivo della storia. Io comunque sono più coerente rispetto alla Bibbia di quanto non lo siano i trattati di teologia, anche se dichiaro che il fumetto è liberamente tratto da, ma almeno lì mi prendo delle libertà, le libertà che si prendono i teologi. E quindi se qualcuno mi dice qualcosa, dico un fumetto, cavolo vuole, scrivo quello che voglio, come fanno i teologi nei trattati di teologia. Tant'è che ci sono tante teologie, ma tante. Cioè non soltanto tante nel senso che c'è il cattolicesimo, diciamo la chiesa cristiana riformata, gli ortodossi, gli ebrei all'interno della cui cultura si va dall'ateismo più puro all'ultraortodossia più reazionaria, cioè all'interno del pensiero ebraico, che è un pensiero ricchissimo per fortuna, c'è tutto a partire dalla Bibbia, c'è tutto, e c'è tutto perché la verità non c'è. Perché se ci fosse, almeno quel popolo, almeno quella cultura ce l'avrebbe e sarebbe univoca. Invece non c'è neanche lì. Voi leggete opere di intellettuali ebrei che sono atei a partire dalla Bibbia. Apro e chiudo una parentesi, è l'unico sbocco possibile per chi legge l'Antico Testamento, chiuso la parentesi. Cioè, non è un certo sbocco possibile, a meno che uno non voglia per forza vedere delle cose che non ci sono. Quindi voglio dire, siccome ci sono tutte le verità possibili, vuol dire che non ce n'è una, perché quella si imporrebbe. Nel senso che se noi parliamo del teorema di Pitagora, ne parliamo qui e siamo tutti d'accordo. Poi andiamo in Sudafrica, ne parliamo in Sudafrica e siamo tutti d'accordo. Poi andiamo in Indonesia e siamo tutti d'accordo. Poi andiamo in Alaska e siamo tutti... Quella è una verità, quella che i greci definivano epistemica, cioè che si, episteme, che si impone da sola, basta vederla. Con la Bibbia no, con la Bibbia ci sono tutte le verità possibili. Sono addirittura le forme di teologia, terzo, quarto, secolo dopo Cristo, per esempio la teologia catafatica, che dice... che l'unica definizione possibile di Dio, sapete qual è? Eliminare tutto ciò che non è, e quando avete eliminato tutto ciò che rimane è Dio. No, era una teologia seria, non è una battuta. Teologia catafatica. E poi c'era la teologia, per esempio, apofatica, che dice che su Dio si può solo tacere. Ecco, questo secondo me è l'unico pensiero teologico. Pretende Dio, nessuno sa nulla. Cioè, inutile star lì. Cioè, ogni volta che uno dice Dio è così, sta dicendo che cosa lui pensa che Dio sia, non com'è Dio. Allora, siccome io non ne so nulla di Dio, io di Dio non parlo mai. Ho la grossa fortuna che neanche la Bibbia parla di Dio. E quindi posso raccontare questo libro tranquillamente senza mai usare il termine Dio. Perché è sbagliato, perché è inventato. Ok? C'è un'altra cosa che ci viene detta della Bibbia che è molto curiosa. Facciamo così. Io cito spesso un forum, un sito, Consulenza Ebraica, e lo cito spesso perché è un sito dove io sono attaccatissimo, non nel senso che io gli sono attaccato, ma nel senso che... Cioè il giorno che io smetterò di parlare o morirò faranno una festa, ecco, soprattutto alcuni di loro. E quindi lo cito perché è contro di me, perché per me sarebbe facile e bello citare quelli che mi dicono vai avanti, siamo d'accordo, perché vabbè, ok, grazie, va bene, cioè mi fa piacere, ma non citare quelli che avvalorano le me. Allora, invece cito quelli che appunto, cioè in questo sito c'è scritto, è stato scritto, non so se ci sia ancora, che sono un asino patentato, eccetera, eccetera, va bene, non è un problema. In questo sito smontano tutte le cercano di smontare tutte le cose che dico, sia nelle conferenze sia nei libri. Per esempio, io in uno dei libri avevo scritto nella Bibbia non esiste il monoteismo. E poi avevo spiegato, ma in realtà non è che non esista il monoteismo perché esiste il politeismo, nella Bibbia non esiste il teismo. Mono o poli che sia, non ha importanza, non esiste il teismo. Allora, la mia affermazione era questa, risposta di questo sito, tra l'altro la risposta mi pare proprio del loro esegeta più importante che si firma Avram. Non ha senso parlare di monoteismo in una lingua che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio come oggetto di adorazione. Lo dicono loro. Lo dicono loro. Cioè, sono assolutamente d'accordo io. Sono assolutamente d'accordo. Dopodiché possiamo chiudere qui la conferenza. Sarebbe come parlare di un trattato di allevamento dei conigli scritto in una lingua che non sa che cos'è il coniglio. Non si può. Non si può.
Poi vediamo i termini che sono tradotti con Dio. Fanno una serie di analisi e poi dicono: ma se Elohim lo si traduce con Dei, ecco che il pasticcio è inevitabile. Fantastico. Fantastico. Metto la firma, Mauro Biglino, questo. Non sono contenti, ma comunque è così, è così. È un dato di fatto per chi legge l'Antico Testamento. Mi rendo conto che ovviamente per chi legge l'Antico Testamento, nelle traduzioni che abbiamo in casa, il concetto di Dio è onnipresente, ma è falsamente onnipresente, perché quei termini che vengono tradotti con Dio, l'Altissimo, Signore e l'Eterno, non significano né Dio né l'Altissimo né Signore né l'Eterno. Alcuni di quelli bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di non tradurli, perché non sa, nessuno al mondo sa cosa significa. Quindi tradurli con Dio è invenzione. Su questo proprio non è, cioè, sulla Bibbia si devono avere milioni di dubbi, perché è piena di errori, contraddizioni, eccetera, ma ci sono alcune cose che, cioè, per me ormai sono diventate un dato assodato. Io, sapete, vengo dal profondo nord. Non so se voi qui in Italia mangiate la polenta, ma noi lassù la mangiamo. E c'è un detto che recita così: alla settima fetta anch'io mi accorgo che è polenta. Cioè vuol dire, se tu mi dai qualcosa da mangiare, no? E mi racconti che è un piatto segreto, ricco, articolatissimo, una ricetta antica, eh? Io ci credo, prima fetta, seconda, poi comincio a avere dei sospetti. Quando arrivo alla settima dico: no, questa è polenta, punto. Se mi dai polenta, io la mangio volentieri perché mi piace, ma se mi dai polenta mi dici che è polenta. Ecco, io con la Bibbia sono arrivato alla settima fetta. Io vedo tutti quelli che cercano di contrastarmi, che continuano a darmi spiegazioni da prima fetta, ma io non le voglio più, perché non tengono. Perché le spiegazioni da prima fetta partono da un presupposto di fede che io non metto in discussione, sia ben chiaro. Cioè, quando io dico che la Bibbia non parla di Dio, non dico che Dio non esiste, io di Dio non so nulla. Ma quel libro lì, come l'Iliade e l'Odissea, non parla di Dio, punto. Dico tra me e me, per fortuna, se un Dio esiste non ha bisogno di quel libro lì, perché sarebbe malmesso lui, eh? Un Dio vero che avesse bisogno di un libro così. Sarebbe molto malmesso. Ma molto malmesso. Quindi io intendo dire questo: io non mi occupo di Dio, non me ne occupo anche per un altro motivo. Cioè, come dire, è un argomento che non mi interessa, per un semplice motivo, che quando anche mi interessassi, io so che arriverei a morire senza essermi dato una risposta. Perché per darmi una risposta basterebbe che ne cercassi una tra le migliaia che l'umanità ha dato nel corso della sua vita. Scelgo quella che mi piace di più e dico: ecco, Dio è quella. Benissimo, ma so che è una scelta mia, fatta tra decine possibili, tutte con lo stesso valore, tutte pensieri di uomini. E allora non mi ci dedico, solo perché poi di là mi tirerà le orecchie, pazienza, va bene, ok. Discuteremo, dirò: non sei stato abbastanza chiaro. Discuteremo. Però, quindi, questo è il discorso. Quindi, io non vi sto facendo una conferenza da ateo. Sto facendo una conferenza che non si occupa di Dio, ma che si occupa di un libro. Esattamente come se vi parlassi di Iliade e Odissea, che tra l'altro sono due dei temi del mio prossimo libro, che esce poi tra qualche mese. Dove lì c'è un sacco di ebraico, un sacco di greco, però il libro è scritto per tutti, anche per chi non sa l'ebraico, per chi non sa il greco. Ma al di fuori della collana dei 10. Sì, sì, no, proprio un libro, un saggio, no, lì giustifico ogni virgola che scrivo, lì, nel fumetto no. Ok? Viene registrata la conferenza? No, spero, no, c'è nessuno. Forse lì. Dove? Lì. Questa qua. Ah, lì, va bene. Va bene, niente. Allora, il discorso qual è? Appunto, che nel nuovo libro dedico molto spazio a queste cose qui. Dove si vedrà come Bibbia, Iliade e Odissea raccontano le stesse storie, degli stessi individui, con le stesse esigenze, con le stesse attitudini, con le stesse modalità di vita, con le stesse caratteristiche fisio-anatomiche. Sono sempre loro. Chiamati solo con nomi diversi, e i parallelismi sono spaventosamente belli, sono terribilmente affascinanti. Tra l'altro coincidono pure i tempi, cioè la guerra di Troia e l'esodo biblico
sono negli stessi secoli e agivano gli stessi individui. È stupendo, mi fa venire la pelle d'oca mentre lo dico. L'unica cosa che adesso io in questo momento ho nella mente uno tsunami di versetti biblici e versi omerici, per cui dovrò ricorrere di più ai testi scritti per andare a vedere i riferimenti e i versetti, perché veramente sono 3 mesi che lavoro su questo libro, sono alla fine, circa 10 ore al giorno, e quindi veramente ho uno tsunami nella testa. E, però insomma la cosa è, il dato di fatto, prego. Invece i cosiddetti segni dei omerici, c'è un parallelismo con i personaggi biblici? Gli eroi omerici. No? I semidei, sì, gli umani figli. Sì, sono i semidei che vengono chiamati gli eroi dell'antichità, Eracle per dire, no? Esattamente. Sì. Achille, non so, qualcuno, sì, Ercole, sì. Capitolo 6 del libro della Genesi. I figli maschi degli Elohim si uniscono con le femmine Adam, producono dei figli che si chiamano Giborim. E che cosa dice il capitolo 6 della Genesi? Sono gli eroi dell'antichità, addirittura la stessa definizione. Chiudi così. Basta non chiudere gli occhi. Non c'è bisogno di inventare nulla, sono gli altri che devono inventare, io no. Io racconto ciò che c'è scritto. Addirittura la stessa definizione. Ce l'avete? Chi è che ha la Bibbia? Genesi 6, versetto 8, 10. Addirittura la stessa definizione, gli eroi dell'antichità. Fantastico. Pelle d'oca. Cioè, basta veramente approcciarsi con mente libera, con mente serena, che si capisce tutto. Il problema nasce nel momento in cui sulla Bibbia vengono calate coltri di mistero, purché non si capisca ciò che c'è scritto. Questo è il vero problema. Quindi, quando sentite qualcuno che vi dice no, ma perché la Bibbia va interpretata, vi sta intortando. Leggete la Bibbia che avete in casa lentamente, leggetela lentamente, ragionando, stasera andiamo a vedere alcune cose, ragionando sulle parole che già trovate, quindi anche con le Bibbie tradotte per le famiglie, e capirete un sacco di cose, capirete un sacco di cose. E quando qualcuno vi dice, ah no, ma lì c'è scritto così, in realtà vuol dire cos'ha, dico, io intanto dico che lì c'è scritto così. Che poi voglia dire cos'ha lo dici tu, perché il testo dice così, non cos'ha. Perché se cominciamo a fare questo discorso, allora ripeto, lo facciamo anche con l'Iliade. Quando l'Iliade dice così, in realtà vuol dire cos'ha, e facciamo esattamente la stessa cosa. Esattamente. Anche perché quando noi pensiamo alla Bibbia, no? Pensiamo a un libro che così è nell'inconscio collettivo, che è stato scritto così nei millenni e che, siccome è ispirato da Dio, mai più nessuno l'ha toccato, no? Allora, l'Antico Testamento è una cozzaglia, un insieme di libri che sono stati scritti nel corso dei secoli e che sono tra i più scritti, riscritti, cancellati, emendati, interpolati, corretti, fatti scomparire, ritrovati, che esistano nella storia dell'umanità. Dovete sapere che della Bibbia non c'è una riga una della quale noi sappiamo e possiamo dire quella riga l'ha scritta quello là. Non ce n'è una. Se voi leggete gli studi dei biblisti delle università giudaiche di Israele, tipo la Hebrew University, tipo il professor Alexander Röfe, dice una delle poche certezze che abbiamo, sapete, lo scrive, se volete vedo tutti i riferimenti, dice l'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che leggiamo noi non è quella scritta in origine. E da quel libro lì dovrebbe dipendere la nostra eternità? Ma veramente io discuto con Dio dopo, ma discuto io con Lui, non Lui con me. È ovvio, no? Dovevi essere chiaro. Perché questo è il discorso. Non c'è una riga una. Uno dice, ma che so, i libri, per esempio, i primi 5 libri sono attribuiti a Mosè. Sì, peccato che i primi 5 libri siano stati riscritti tutti, circa 1000 anni riscritti, 1000 anni dopo Mosè. E in quei libri lì c'è scritto anche come è stato sepolto Mosè. E c'è anche scritto fino ad oggi mai nessuno ha saputo dove sia sepolto Mosè. C'è qualcosa che... E che poi noi non la leggiamo, allora ci viene detto così e noi diciamo, ah ok, diciamo così. Il libro di Isaia. Isaia è il più grande dei profeti antico testamentari, quello che ha previsto Gesù Cristo. Facciamo dopo.
quello che ha previsto Gesù Cristo. 66 capitoli. I capitoli dall'1 al 39 sono attribuiti a Isaia, e come scrivono i docenti dell'università pontificia, tipo il professor Penna, i capitoli dall'1 al 39 li attribuiamo a Isaia perché non abbiamo nessun motivo serio per negarlo. Se volete vi do la pagina, vi do tutto documentato, trovate tutto. Un attimo solo che finisco, chiedo scusa, ma finisco soltanto il concetto. Quindi non abbiamo motivi seri per negarlo, salvo i capitoli dal 13 al 23, che probabilmente sono stati scritti due secoli dopo, salvo i capitoli dal 34 al 35, che pongono qualche problema, salvo altri due capitoli, che sono quelli dell'Apocalisse di Isaia, che non si sa bene a chi l'ha scritti. Questi sono i capitoli dall'1 al 39, quelli attribuiti a Isaia. I capitoli dal 40 al 55 sono attribuiti, e lo leggete in tutte le pagine di presentazione della Bibbia che avete in casa, se lei apre il libro di Isaia, e se c'è una pagina di spiegazione prima, le dirà che i capitoli dal 40 al 55 sono attribuiti al Deutero Isaia. Ora, Deuteros è un termine greco che significa il secondo. Quindi sono attribuiti al secondo Isaia, che uno dice, vabbè, Deutero Isaia. Continua a sentire Isaia. Peccato che il Deutero Isaia abbia scritto 200 anni dopo il primo. E i capitoli dal 56 al 66 sono attribuiti al trito Isaia, che ha scritto dopo il secondo. Quindi nella migliore delle ipotesi il libro di Isaia, ma proprio vuole essere buoni, è stato scritto da tre persone diverse in 250 anni. Ma se noi facessimo un discorso del genere sulla Divina Commedia, e dicessimo che l'inferno è attribuito a Dante perché non abbiamo motivi seri per negarlo, il purgatorio l'ha scritto uno che l'ha scritto due secoli dopo di lui, e il paradiso l'ha scritto uno che ha scritto 20 anni dopo il secondo, e poi dicessimo la Divina Commedia l'ha scritta Dante Alighieri, ci metteremmo tutti a ridere oppure no? Questo è il libro di Isaia. Ma non lo dico io, se avete delle Bibbie in casa, sapete che prima di ogni libro c'è magari una paginetta, queste robe qui, Isaia, Deutero, Isaia 3, le trovate scritte lì. Basta farci sopra i ragionamenti da ignoranti. Ma se mi scrivi già questo, come fai a dirmi che quel libro l'ha scritto Isaia? Le profezie sul servo sofferente, cioè quelle riferite a Gesù Cristo, sono nel Deutero Isaia. Quindi se anche fossero vere, però vi do un consiglio su questo, se anche fossero vere, le ha scritte il secondo, neanche Isaia, questo è sicuro. Questo è sicuro. Però prendete quei passi lì del servo sofferente, fatemeli spiegare da un teologo cattolico e fatemeli spiegare da un teologo ebreo. Poi scegliete voi quale vi piace di più. Io in quel caso lì sto con un ebreo. Perché ognuno li interpreta come vuole. Come vuole. Fatela, questa prova, fatela. Dici, mi spieghi questo teologo, mi spieghi questo. Poi tornate a casa e dici, vabbè, mi piace questo. Perché così? Cioè sono proprio cose completamente diverse. Perché il mio editore da maggio sta cercando di organizzare un convegno nel quale sul palco ci siamo io, teologi cattolici, ebrei, ortodossi e protestanti. Non perché alla fine si abbia la verità, ma perché alla fine la gente capirà come ciascuno di loro si è inventata la sua. Perché se li mettiamo di fronte agli stessi passi biblici e sentiamo come ci li raccontano, la gente dice, oddio, anzi no, oh Elohim. Questo è il discorso. Noi qui a Roma, nella Tana del Lupo, dobbiamo credere veri, cioè canonici, cioè ispirati da Dio, 46 libri dell'Antico Testamento. A Gerusalemme ne credono veri 39. Perché 7? No. Se noi fossimo cristiani copti, quindi nel Corno d'Africa, Egitto, ci sentiremmo dire che i libri veri sono più o meno quelli di Gerusalemme, più altri libri che non sono veri, né per Roma né per Gerusalemme. Se noi fossimo nati ad Atene, ci sentiremmo dire che la base della nostra Bibbia non è la Bibbia ebraica, quella redatta dai Masoreti, ma è quella scritta in greco in Egitto nel terzo secolo avanti Cristo, che gli ebrei rifiutano. Cioè, capite, i libri veri vengono stabiliti a tavolino da qualcuno e noi dobbiamo credere veri o non veri a seconda di dove la natura ci ha chiamati a vivere.
Questo è un dato di fatto che non c'entra con le traduzioni, non c'entra col mio lavoro. Assolutamente, è un dato di fatto. Vi guardate attorno e capite che le cose stanno così. Ah, dicevo prima del libro di Isaia. Se noi prendiamo il libro di Isaia che abbiamo noi, con tutti quei pasticci, e lo confrontiamo, quindi il testo ebraico, e lo confrontiamo con il testo ebraico dei rotoli di Qumran, che sono molto più antichi del testo ebraico che usiamo noi, ci sono almeno circa 300 varianti, tra cui parole intere, che ci sono nell'uno e non nell'altro. Quindi se anche volessimo dire che quel libro l'ha scritto Isaia, ci dovremmo chiedere qual dei due ha scritto, visto che ci sono cose diverse. Cioè, c'è niente da fare, non sappiamo nulla, non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo quando l'ha scritto, perché noi abbiamo soltanto dei codici molto recenti, i più antichi sono più o meno del secondo secolo a.C. Quindi tutti ricopiati, ricordando ciò che dice il professor Rolf, che ogni volta che ricopiamo li cambiamo, quindi noi non abbiamo la Bibbia scritta in origine. Quindi non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo come fosse scritta, non sappiamo come fosse letta, adesso vediamo perché, però diciamo che sappiamo che è stata ispirata da Dio. Io non ce la farei a fare una farinzologia. C'era la domanda in sospeso. Sì, professore, volevo fare una domanda perché nel Libro dei Re, a un certo punto accade che chi fa bene agli occhi di Dio riposa con i padri, chi invece non fa bene agli occhi di Dio non riposerà mai con i padri. Lei nella traduzione cosa rileva in questo? No, che la traduzione è giusta. Il fatto è che quando la Bibbia è entrata sotto il controllo dei farisei, che sempre lì, a differenza dei sadducei, quindi corrente di pensiero farisaica, corrente di pensiero sadducea sulla Bibbia, gli uni credevano in una possibile vita dopo la morte, gli altri no. Quindi quando è entrata sotto il controllo dei farisei, hanno introdotto degli elementi che facessero pensare che dopo la vita c'è forse un'altra. Che si parla da sole spazio. Esattamente, esattamente. Ma non c'è solo quel passo lì, ce ne sono altri. Per esempio là dove si dice, nei codici più antichi, che il giusto rimane fermo, sì, anche nella sua morte, no? No, anzi no, il giusto rimane fermo fino alla fine, quando è entrato nelle mani dei farisei rimane fermo anche nella morte, cioè come dire, anche dopo la morte il giusto continua a essere giusto. Hanno proprio cambiato i codici antichi per introdurre il loro concetto. E sulla profezia della pietra percossa da Mosè? Della? La pietra che è percossa e che uscì l'acqua. Allora, quello lo fanno i beduini anche adesso. Cioè, chiunque conosceva il deserto sapeva dove trovare l'acqua. Era un mistero per chi non lo conosceva. Perché dico che è la profezia del Cristo. Ecco, dove lui ebbe la tradizione. Va bene, va bene. Facendo finta che Gesù Cristo sia esistito, però, perché bisogna far finta. Perché anche lì non abbiamo nessuna prova storica. Ma proprio zero, zero, zero su. Bisogna essere molto buoni per fare finta che sia esistito. Ma molto. Poi vediamo allora un paio di cose anche su Gesù Cristo. Gli apocrifi del Vecchio Testamento. Sì. Ce n'è qualcuno particolarmente interessante e affidato? Allora, sul discorso extra del Vecchio. Sì, gli apocrifi del Vecchio Testamento. Poi però devo prendere un attimo una via per dare un pochettino le idee. Dunque, sugli apocrifi del Vecchio Testamento ci sono per esempio i libri di Enoch, che sono più interessanti del Vecchio Testamento canonico, perché su certe cose sono più espliciti. Però anche lì non bisogna mitizzarli. Io vedo spesso, no, che uno dice, siccome è un testo apocrifo per la Chiesa romana, perché il libro di Enoch è un testo canonico per i cristiani copti, per intenderci. Quindi loro lo accettano come vero. Noi dobbiamo rifiutarlo, loro invece lo accettano come vero. Dico noi nel senso che mi inserisco nella tradizione dell'educazione, ovviamente, la religione cristiana che ho avuto. Però anche quelli vanno presi esattamente come la Bibbia, sono libri scritti da uomini. Cioè, se noi prendiamo le varie versioni del libro di Eo nelle varie lingue, amarico, aramaico, lingua Gez, ci sono delle variazioni che sono impressionanti. Cioè, chiunque avesse in mano quei libri canonici o apocrifi, ne faceva quel che voleva e lo faceva in funzione delle sue idee, cioè cercava di veicolare le sue idee. Faccio un esempio, qui non si tratta di idee, ma una cosa veramente è una curiosità. Se noi leggiamo l'Antico Testamento, nel libro della Genesi ci sono le genealogie dei padri, no? Dei antediluviani, ok? Allora, in una delle genealogie c'è scritto che Jared è il padre di Enoch, nell'altra, un capitolo dopo, c'è scritto che Enoch è il padre di Jared.
Allora uno dice andiamo nel libro di Enoch, lui saprà se era felice. No. Nel libro di Enoch, che è fatto di 5 libri, in uno c'è scritto che Enoch è il padre di Yared, nell'altro c'è scritto che Yared è il padre di Enoch, quindi neppure Enoch sapeva se era figlio o padre. Perché? Perché non l'ha scritto lui, ovviamente. Perché altrimenti quella nuova non ci sarebbe stata. Mi spiego, quindi prendiamo tutto con beneficio di, cioè facciamo finta con tutti, con tutti, con tutti. Cioè guai a mitizzare dei libri dicendo lì c'è la verità, no, lì sono dei libri scritti da uomini e dentro ci sono anche delle verità, sicuramente. Per esempio, ci sono verità, hanno, diciamo così, più probabilità di essere vere, quelle informazioni o quei contenuti, che trovano corrispondenza nei racconti dei popoli del pianeta Terra. Perché? Perché se tutti ci hanno più o meno raccontato le stesse cose, possiamo nutrire il fondato sospetto che, come dire, abbiano vissuto esperienze simili. E qui c'è un'altra veramente curiosità incredibile. Tutti gli studiosi sanno, lo scrivono, no, che tutti i racconti delle origini della Bibbia derivano, sono copie rielaborate dei racconti sumero-accadici o fenici più antichi della Bibbia. Bene. Tutti noi abbiamo studiato storia a scuola. In quelle due miserande paginette, perché questo purtroppo è uno dei temi ma che dovranno cambiare nei prossimi anni, in quelle due miserande paginette che vengono dedicate alla civiltà sumera, no? 30 pagine all'Egitto e 2 pagine ai sumeri, cosa c'è scritto dei racconti dei sumeri? Che sono miti, leggende, favole. Che cosa ci dice la teologia? Che la Bibbia, che è la copia di quelli, è verità ispirata da Dio. Cioè noi ci troviamo in una cultura che ci sta dicendo gli originali sono dei miti, delle favole, delle leggende, le copie rielaborate sono verità ispirate da Dio. Questo ce lo sta dicendo la nostra cultura, perché non ci ragioniamo sopra. Ma questo è un dato di fatto, ripeto, che non c'entra con le traduzioni, è un dato di fatto. Racconti sumero-accadici, miti. L'Enuma Elish o l'Atraasis, che sono gli originali del racconto della Genesi e del racconto del diluvio, miti. La creazione dei 7 giorni, si fa per dire, i 7 giorni della Genesi e il diluvio, verità ispirata da Dio, derivano da quelli là che sono favole. Cioè i teologi, questa è la settima fetta, cioè queste cose qui che devono spiegare, questa è la settima fetta, capite? E non siamo ancora alle traduzioni, ma questi sono dati di prego. Questi scritti numeri in circa quando sono datati? Cioè, diciamo al 2000 avanti Cristo, i più antichi. Io per esempio nel nuovo libro metto delle tavolette che sono tutte pubblicate dalla Oxford University Press, cioè quindi dalla libreria dell'Università di Oxford, e che raccontano cose che sono straordinarie, cioè e le metti assieme alla Bibbia, all'Iliade, all'Odissea, viene fuori un quadro, ma viene fuori da solo, non c'è bisogno di inventare nulla, viene fuori da solo, basta leggere, senza interpretare. E per essere sicuro prendo le traduzioni di quelli là, in modo che non ci sono traduttori alternativi, così nessuno può dire nulla. Poi si lamenteranno lo stesso perché ciò che viene fuori non può piacere. Non può piacere. Scusi. Prego. Avrei una domanda. Allora, io le vorrei chiedere che valore attribuisce e eventualmente come la colloca la Kabbalah. La Kabbalah è una elaborazione mistica, frutto del pensiero ebraico sefardita, cioè spagnolo medievale. Sì, sì. Che anche lì ha elaborato, perché insomma gli ebrei sono sempre stati a rischio. Quindi ha elaborato delle interpretazioni mistiche all'interno delle quali però si trovano le verità, rivestite di misticismo, perché loro queste cose le sanno. Ma quali ebrei? Sefarditi. Dico della Kabbalah, eh? Dico loro queste cose le sanno, perché sempre in quel forum, tra appunto le tante cose che io scrivo nei libri, per esempio su varie cose Mauro ha ragione, la Bibbia come gli afferma non è un libro di religione,
che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Però, a differenza di ciò che dice Biglino, gli ingegneri genetici non erano gli Elohim, ma erano i Refaim, vocalizzabile come Rofim, cioè i medici, e non gli Elohim. E poi lo vediamo. Comunque, per essere semplici, nel Talmud loro usano il Talmud di Yerushalmi. Nel Talmud si parla di ingegneria genetica compiuta da questi Rofim. Nella Bibbia si parla di ingegneria genetica compiuta dagli Elohim. Se il Talmud di Yerushalmi non è d'accordo con la Bibbia masoretica, non è un problema. Io racconto la Bibbia masoretica perché è quella che ci viene detto essere la fonte della verità. Quindi io racconto quella. Se il Talmud di Yerushalmi dice cose diverse, bene, ok, non ho nulla da dire. Prendo atto che Talmud e Bibbia masoretica dicono cose diverse. Semmai ad aggiunta e a ulteriore conferma del fatto che è meglio che facciamo solo finta. Il termine ebraico malach, tradotto con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni. E i malachim, che sono quelli tradotti in greco con angelo e che poi diventano i nostri angeli, erano in realtà individui in carne ed ossa, che mangiavano, bevevano, correvano il rischio di essere uccisi. Cioè, lo sapete che in Diodoro Siculo si dice che quando Zeus sentì che stava per morire, chiese di essere sepolto in Creta? Zeus. Ma quando è che farà un confronto con Abraham, Negev, cioè proprio del forum di consulenza ebraica di cui parla? Il confronto lo farò con tutti, non diretto. Perché? Solo con tutti e non... cioè va ad Assisi, dove c'è la conferenza interreligiosa? No? Io? No, dico scherzo. Ah no, ah sì sì, no, c'è Dregole, se mi invitano ci vado. Se mi invitano ci vado. Perché voglio sentirli tutti assieme su determinate cose. Per esempio, voglio sentire che cosa hanno gli altri da dire sul fatto che Consulenza Ebraica scrive i cherubini, è noto agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici. E allora voglio sentire che cosa hanno gli altri teologi. Che su quel forum c'era Abraham Negev e dicevano: noi siamo disponibili a un confronto. Sì, ma cioè, infatti... loro non aspettano altro di farla a pezzi, in sostanza. Lo so bene, per questo li visitano. Però come mai non si è fatto più? Perché quella due anni fa risaliva quella. Sì, no, ma gliel'ho detto il confronto io. Cioè, quindi perché lei ha rifiutato all'epoca di fare un confronto? Sì, diciamo così, ok. Va bene? Ho rifiutato di farlo così perché voglio farlo così. Ognuno vuol farlo a modo suo. Quindi loro hanno diritto di chiederlo in un modo, io ho il diritto di chiederlo in un altro. Allora, quindi cherubini, eccetera. Il capitolo sul Satan Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato, su ciò gli faccio i miei migliori complimenti. Ed è un capitolo nel quale io documento che Satana non esiste, quindi possiamo stare tranquilli da quel punto di vista lì. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che, attenzione, voglio anche essere chiaro su questo. Non è che siccome c'è su Consulenza Ebraica ci sono scritti, io le cito, ripeto come ho detto prima, perché appunto mi vogliono fare a pezzi. Perché ci sono ebrei che mi scrivono dicendo di Consulenza Ebraica molto peggio di ciò che Consulenza Ebraica dice di me. Ok? Quindi, voglio dire, quindi non è detto che questa di Consulenza Ebraica sia la verità, perché ci sono degli ebrei che di questi dicono, cioè io ovviamente non lo dico in pubblico, non lo pubblico, ma mi scrivono e mi dicono di queste cose inenarrabili. Quindi, diciamo, facciamo finta, tanto nessuno ha la verità. E quindi, siccome nessuno ha la verità, c'è spazio per tutte le chiavi di lettura. Perché, appunto, sul teorema di Pitagora non c'è spazio per tutte le chiavi di lettura. Su questo sì, ed è evidente. Evidentissimo, basta vedere i 2000 anni di storia di esegesi biblica. E con tutti i contrasti che ci sono tuttora e che, appunto, non trovano soluzione perché, ovviamente, è, come dire, talmente ampio il margine di interpretazione. Allora, ciò che io cerco di fare è, per quanto possibile, rimanere fedele al testo. Però dicevo prima che noi non sappiamo chi l'ha scritta, quando l'ha scritta, come fosse scritta e come fosse letta. Qui c'è scritto Tevelot, scrive la destra e sinistra,
La Bibbia, cioè i codici, sono tutti scritti, erano tutti scritti soltanto con le consonanti. Questo vale per le lingue semitiche in genere, non soltanto per l'arabo, non soltanto per la Bibbia. Finché non si aggiungono i suoni vocali, cioè dico i suoni, non le vocali, perché le vocali in quanto lettere non esistono, finché non si aggiungono i suoni vocalici, diciamo, il significato rimane sospeso, no? Allora, tra il VI e il IX secolo dopo Cristo, la famiglia dei quelli che poi sono stati definiti, si sono autodefiniti i masoreti, cioè i custodi della Masorà, cioè di una tradizione, dico di una, non della, perché ce ne sono altre, cosa hanno fatto? Hanno inserito i suoni vocalici per tentare di porre fine alla troppa eccessiva libertà di interpretazione, e quindi hanno inserito i suoni che sono dei puntini e delle lineette. Se noi, per esempio, se noi mettiamo qui una E ebraica, che è questa qui, due puntini, lo leggiamo Tevel, e così scritto così significa terra, mondo, universo. Faccio esempi biblici, il libro dei Levitico. Se noi mettiamo un'altra E ebraica, che è questa qui, si legge sempre Tevel, solo che scritto così significa rapporto sessuale di una donna con un animale. Quindi così, terra, universo, mondo, così. Allora, questo è il lavoro che hanno fatto i masoreti. Io ovviamente, siccome lo facevo per l'edizione di San Paolo, io non cambio un puntino, cioè traduco esattamente già vocalizzato, perché chiaramente se io poi togliessi i suoni vocali ce ne mettessi altri, allora lì la libertà sarebbe assoluta. Però siccome mi si dice che il libro vero è quello dei masoreti, io dico, visto che non sappiamo chi l'ha scritto, come l'ha scritto, quando l'ha scritto, come fosse scritto in origine, come fosse letto, almeno andiamo a vedere che cosa ci è rimasto e che cosa dice, almeno quello, perché se in più diciamo che quando dice una cosa ne vuol dire un'altra, allora lo facciamo anche con Tejuiller oppure con l'Iliade. Allora io, appunto, ripeto, no, utilizzo esattamente le vocali dei masoreti. Quindi questo è, tra l'altro, siccome qui ci sono delle E lunghe, delle E brevi, quindi cambia anche l'intonazione nella lettura, quindi voi capite che se la leggo come E lunga ha un certo significato, se la leggo come E più breve ha un altro significato, quindi anche l'intonazione cambia il significato. Questa è la lingua con la quale è stato scritto l'Antico Testamento, e quindi bisognerebbe che tutti facessero finta, visto che nessuno ha la verità, io meno che meno, meno che meno. Quando voi nelle Bibbie trovate scritto Dio, in ebraico abbiamo Elohim, oppure El, oppure Elohim. Quando trovate scritto l'Altissimo, in ebraico abbiamo Elion. Quando trovate scritto il Signore o l'Eterno, in ebraico abbiamo Yahweh. Ok? E ovviamente quando uno legge, legge Dio, legge l'Altissimo, legge il Signore l'Eterno, e vabbè, è sempre Dio. Ecco, il fatto è che invece nella Bibbia ebraica non è così. Allora, lasciamo per ultimo questo, che è quello fondamentale. Elion. Elion viene tradotto con Altissimo. Elion è un determinativo che indica quello che sta sopra, che non ha valore di superlativo assoluto, tant'è che viene usato per esempio per indicare in un caso una piscina che ha una parte inferiore e una superiore, quella superiore viene definita Elionà, una desinenza del femminile, che non è la piscina altissima, è quella che sta sopra. Così come c'è un centro abitato tipo Bergamo di sopra, Bergamo di sotto, la parte che sta di sopra, anche quella è definita sempre con questo vocabolo, che anche lì la parte che sta di sopra non è altissima, è quella che sta sopra. Quindi Elione è quello che sta sopra. Yahweh. Yahweh viene da sempre letto in tanti modi diversi, ma anche questo non si sa cosa significhi. C'è addirittura un rabbino che scrive per la Rabbinical Assembly, il quale dice che poteva essere semplicemente la trascrizione di una interiezione che loro, se volete vi do tutti i riferimenti, Etzaim, Jewish Publication Society, che quando lo vedevano arrivare dicevano: ah, è lui, ok? E questo sarebbe diventato, non così, ma così, Yahweh,
sarebbe diventato il suo nome, nome che lui stesso usa, nel senso che lui dice: mi ricorderete con questo suono. E quando è che lo dice? Lo dice quando Mosè, portando fuori quella gente dall'Egitto, dico quella gente perché se noi leggiamo i Targumim, cioè la Bibbia scritta in aramaico, c'è scritto lì, leggiamo gli studi di Messode Roger Sabbà di famiglia rabbinica, c'è scritto che a uscire dall'Egitto dietro Mosè erano solo egiziani, ufficiali militari, alti sacerdoti e popolino. La Bibbia dei Masoreti dice che è uscito il popolo di Israele con altra gente. E poi andiamo a leggersi una bella curiosità che mi ha fatto notare una persona di un gruppo di studi ebraici di Roma con la quale diciamo rapporti diversi da quelli con i quali che ho con consulenza ebraica, che mi ha detto: vatti a leggere quella parte lì perché è interessantissima, e infatti poi ve la leggo. Allora Mosè gli dice: ma tu chi sei? Perché Mosè, che non era monoteista, sapeva bene di avere a che fare con uno di questi, ma voleva essere sicuro. Perché se leggiamo attentamente la Bibbia, noi potremmo nutrire il fondato sospetto che quello che si è presentato ad Abramo non è quello che si è presentato a Mosè, ma è un altro. Tant'è che in Deuteronomio Mosè dice: lui, questo patto qui che sta facendo con noi, non l'ha mica fatto con i nostri padri. Quindi insomma ci sono una serie di elementi che farebbero pensare che, per cui Mosè gli dice: tu chi sei? E lui gli dice: Eie Asher Eie, cioè io sarò quel che sarò. E se leggete un commento alla Bibbia Giuntina, quindi insomma, appartenente alla cultura ebraica, c'è scritto sotto che in sostanza quella frase lì ha significato di: il mio nome non conta. E io, non so chi ha seguito mia conferenza dal 2010, io dico spesso che lì Yahweh gli ha detto: fatti gli affari tuoi, cioè tu esegui i miei ordini, non importanza il mio nome. Allora, il fatto è che quando questo nome viene pronunciato noi non abbiamo nessuna testimonianza del fatto che esistesse la lingua ebraica, perché le testimonianze della lingua ebraica sono le più antiche, sono di un proto alfabeto ebraico, sono nel sito di Tel Satia e siamo nel X secolo a.C., cioè nella migliore delle ipotesi più o meno 300 anni dopo questo evento. Quindi in che lingua gliel'ha detto non lo sappiamo. Siccome quelli uscivano dall'Egitto, erano lì da alcuni secoli, probabilmente gliel'ha detto in egiziano, o magari gliel'ha detto nella sua lingua, così come io direi nella mia lingua ad un bantu: come ti chiami? Io direi Mauro. Se poi quella lingua è consonantica, loro scriverebbero Mr. Poi mille anni dopo arriva degli esegeti che cominciano a dire: che cosa avrà voluto dire? Niente, ho detto il mio nome, non volevo dire nient'altro, ho detto Mauro, allora hanno scritto Mr. Io faccio sempre finta che le cose siano semplici perché ho la curiosità di vedere che cosa ne viene fuori, perché tutto il resto l'abbiamo già sentito da 2000 anni. Io voglio vedere che cosa viene fuori se si fa finta che tutto lì, dopodiché ognuno ne fa quello che vuole, lo butta via, non c'è nessun problema, non ho né religioni né chiese da difendere, né sette né gruppi. Allora, quindi questo è quanto. Questo però, il fatto è che questo nome qui non è mica conosciuto soltanto dalla Bibbia, questo nome qui è conosciuto da culture extrabibliche, per esempio è conosciuto dalla cultura ugaritica negli Ostraca, dove si dice a gente che dal Libano partiva per andare verso il sud, verso il Negev, il Sinai: ti proteggano nel tuo viaggio Yahweh del Teman, che vuol dire del sud, e la sua Asherah. Quindi nel Libano, cultura ugaritica, c'era chi sapeva che lì sotto c'era uno che governava e che si chiamava così, lì sotto, però non sopra, come dire, visto che vai là ti protegga lui, visto che vai là, perché sono i suoi territori, forse. Allora, qui ci siamo, cioè diciamo, teniamolo così perché è bene non tradurlo. O comunque, qualunque traduzione si voglia scegliere, uno la sceglie perché gli piace, ma non perché sia documentata. Elio, lasciamolo pure altissimo, non è un problema. Elohim, se voi, allora Elohim viene sempre tradotto con Dio, ma se voi leggete gli studi dei filologi, compresi, ecco, per esempio Neger mi ha scritto in privato, su Elohim, dicendomi che Elohim deriva dalla radice Alha, che significa legge, regola, norma, El invece deriva da un'altra radice che è Ul, che significa potenza. Quindi El non sarebbe neanche il singolare di Elohim, ma sarebbe un'altra cosa. Tra l'altro questo concetto qui,
del fatto che El non sarebbe neppure singolare di Elohim, è anche in uno dei dizionari di ebraico aramaico biblici, dove si dice che non si ha che Elohim ed El potrebbero essere due radici originarie diverse, quindi non questa è il plurale di questo, tanto per dire che cosa non si sa. Allora, appunto, Elohim, se al di là della traduzione che abbiamo nelle Bibbie dove c'è scritto Dio, se voi invece leggete gli studi di chi cerca di capire cosa vuol dire, vedete che è stato tradotto in tutti i modi possibili e immaginabili, appunto. I normatori, cioè se deriva da là vuol dire chi detta le regole, quindi i legislatori, oppure i ministri, oppure i giudici, oppure i potenti, se questo deriva da ul, che significa potenza, oppure gli splendenti, oppure quelli dell'alto. E quelli che dicono quelli dell'alto è perché lo fanno arrivare da Ilu o Ilanu, che è il corrispettivo delle lingue semitiche orientali, quindi diciamo Mesopotamia. Insomma, non si sa cosa vuol dire. La cosa migliore è non tradurlo, perché almeno si è più sicuri. Perché quando si traduce si fa una scelta che però non è certa, allora è lui. Il problema è che è plurale. E questo è un grosso problema, ovviamente, per chi deve sostenere il monoteismo. Allora, questo plurale viene letto in tanti modi diversi. È un plurale di maestà, è un plurale di dignità, è un plurale di rispetto, è un plurale di astrazione, oppure è un plurale che ha una valenza di superlativo. Cioè, il tutto per dire che Elohim si riferisce ad un singolo, però gli viene aggiunta, come dire, viene utilizzata la desinenza del plurale per dargli appunto l'importanza che spetta a questo che sarebbe Dio. Allora io su questo non ho nulla da dire, va benissimo. Quando avranno stabilito se è un plurale di astrazione, di rispetto e di dignità, oppure tutte queste cose assieme, benissimo, io dirò è così, lo accetto, non c'è nessun problema, non vale la pena di discutere un secondo. Il fatto è che questa roba qui, qualunque sia il suo valore, non è applicato soltanto a Yahweh, ma nella Bibbia è applicato a lui e ad altri, che adesso andiamo a vedere. E con una chiarezza che è disarmante. Quindi se è un plurale di astrazione, è un plurale di astrazione per Yahweh, è un plurale di astrazione per Chemosh, è un plurale di astrazione per Milcom, è un plurale di astrazione ogni volta che vengono nominati gli Elohim. Finito, non c'è nessun problema. I filologi, i sapienti, definiscano che cos'è e quando l'avranno definito, quello lo applicheremo tutte le volte che la Bibbia lo usa. Finito. Tanto io non so che cos'è, non sa neanche loro, ripeto, perché le traduzioni sono tante. Se e quando un giorno lo stabiliranno, diremo benissimo, quello che avete stabilito vale per tutte le ricorrenze bibliche. Il problema però è che ci sono delle ricorrenze bibliche dove Elohim non può più voler dire Dio. E allora di fatti lo traducono in un modo diverso, tipo il Salmo 82, dove siccome si dice che gli Elohim muoiono come gli Adam, e si parla di un'assemblea degli Elohim, e ci sono 10 verbi al plurale, allora lì è chiaro che più nessuno può negare che è plurale, anche perché Dio non può fare un'assemblea da solo con se stesso, no? Quindi è chiaro che fanno. E allora lì vuol dire giudice. Lì vuol dire giudice. Se invece noi facciamo finta che quando gli autori biblici usavano Elohim, lo usavano sempre nello stesso modo, non c'è bisogno di inventare nulla. Si capisce, Elohim vuol dire Elohim sempre. Sono sempre quelli là. Io di fatti li chiamo quelli là, perché non lo so. Sono sempre quelli là. Quindi se quelli là sono ciascuno un plurale di astrazione, mi va benissimo, ciascuno di quelli là è un plurale di astrazione. Ma adesso andiamo a vedere com'è questo ciascuno. Perché ce lo dice la Bibbia. E noi facciamo finta che la Bibbia sia vera. Cioè che ci dica... Facciamo finta che quando la Bibbia diceva una cosa volesse dire quella. Dopodiché se non voleva dire quella, va bene, ne prendiamo atto. Ne prendiamo atto. Deuteronomio 32, chi è che la Bibbia? Deuteronomio 32, 8. Ah, grazie, se no ce l'ho, Penso che farò tutta la conferenza senza neanche parlare delle mie traduzioni, perché tanto non ce n'è bisogno. È già tutto scritto. Deuteronomio 32,8. Vuole leggere lei?
Vuole leggere lei? Avere gli occhi buoni. Ma... allora leggo io, lei controlla il suono. Quando l'Altissimo, in ebraico Elion, distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele. È la traduzione giusta, nel senso che nel testo masoretico c'è scritto figli di Israele. Se noi prendiamo i testi di Qumran, non c'è scritto figli di Israele, c'è scritto secondo il numero dei figli degli Elohim, che è completamente diverso. Completamente diverso. Perché i masoreti hanno detto che ha fatto la distribuzione secondo i numeri dei figli di Israele. I testi più antichi, non ancora condizionati da troppo pensiero teologico, hanno scritto chiaramente che il capo ha contato i suoi e ha fatto le divisioni. Secondo il numero dei figli degli Elohim, c'è scritto nei testi di Qumran. E parte di Yahweh è il suo popolo, qui dice parte del Signore ovviamente, parte di Yahweh è il suo popolo, Giacobbe è la sua eredità. Teniamo bene a mente questo versetto, e così teniamo bene a mente il versetto 12. Yahweh, avuta in assegnazione, tra l'altro l'eredità non è un qualcosa che uno si sceglie, è qualcosa che uno riceve, concetto chiaro. Quindi Yahweh ha ricevuto, non ha scelto. Così c'è scritto, se poi non è vero, pazienza. Yahweh, quel popolo lì, è solo a condurlo, non c'è con lui alcun El straniero. E qui c'è scritto alcun Dio straniero. Ma come fa a esserci un Dio straniero se Elohim vuol dire il Dio unico? Come fa? Yahweh l'ha fatto da solo. Prima parlavo dei testi greci. Se noi leggiamo questa vicenda qui nel Crizia di Platone, ci racconta esattamente la stessa cosa. Se la leggiamo nei testi sumeri accadici, ci raccontate esattamente la stessa cosa. Ma là, non condizionati dal pensiero teologico, ce la raccontano con maggior dovizia di particolari. Per esempio, nel Crizia Platone dice che loro si sono spartiti le terre, e se ne sono spartite anche secondo le loro attitudini, e alcuni di loro governavano assieme. Cioè si spartivano il potere sugli stessi territori e sugli stessi popoli. Qui la Bibbia ci dice che invece Yahweh con loro ha fatto tutto da solo. Tutto da solo. Benissimo, una scelta sua. In Esodo Yahweh è definito Ish Milchama, che vuol dire individuo, maschio di guerra. La Bibbia racconta sempre delle guerre di Yahweh, insomma è il libro delle guerre di Yahweh, anche se c'era un altro libro che si intitolava il libro delle guerre di Yahweh, che è citato nel libro dei numeri, però diciamo ufficialmente non è più disponibile. È stato fatto, insomma, non c'è più. Vabbè, sono 11 libri così, che sono citati nella Bibbia ma che ufficialmente non ci sono più, che però gli autori biblici ritenevano veri, tant'è che li citavano. Allora, qui ci si precisa che lui ha fatto tutto da solo, cioè non ha voluto l'aiuto di nessuno. I greci ci dicono che invece alcuni di loro governavano assieme. Nei testi sumero-accadici c'è un racconto bellissimo dove si dice che sono state fatte le assegnazioni. Alcuni erano contenti perché hanno ricevuto delle assegnazioni importanti, altri erano meno contenti perché hanno ricevuto assegnazioni importanti, altri erano scontenti del tutto perché non hanno ricevuto nessuna assegnazione. Qui è stato tutto ovviamente condensato, perché ciò che conta era ovviamente presentare la figura di Yahweh. Allora, noi abbiamo, prendiamo ciò che ci dice la teologia. Elohim, Elion e Yahweh sono tre modi per chiamare lo stesso individuo, Dio. Allora, in questo racconto, e ripeto, la traduzione è questa, della Bibbia per le famiglie, non la mia. Abbiamo che Dio definisce i confini delle nazioni, dove, secondo i testi di Qumran, dopo aver contato i figli suoi, figli degli Elohim, figli di Elohim, quindi figli suoi, e si autoassegna con il nome di Yahweh Giacobbe, e dice degli altri non mi occupo. Intanto attenzione, Giacobbe, poi capiremo l'importanza di questa cosa. Allora, e noi possiamo dire, vabbè, mistero della volontà insondabile di Dio, perché Dio, ok, si occupa di mettere tutti i loro posti, dice però di tutti gli altri non mi occupo, io mi occupo di questi qui. Vabbè, è una scelta sua, non ho nulla da dire. La cosa che gli vorrei chiedere però è, perché
perché poi hai passato secoli ad uccidere, a mandare i tuoi a uccidere gli altri che avevano l'unica colpa di stare nei territori dove tu li hai messi? E mandavi i tuoi, leggete giudici, Giosuè 10, leggete quel che volete, è un libro di guerra. Perché dopo averli messi mandi i tuoi ad ucciderli dicendo perché lì ci dobbiamo mettere noi? Primo, ti dimenticavi che lì li hai messi tu? Due, quando hai deciso che ti interessavano anche gli altri, ma ti sei dimenticato di essere Dio? Non ti bastava autoassegnarteli come hai fatto con i primi? Cioè, io sono ragionamenti da ignorante che faccio sulle Bibbie dei sapienti, nient'altro. Cioè, mi spieghino la mentalità di questo Dio qui, che divide le nazioni, le mette nei vari territori, dice non me ne frega niente, io mi occupo di questi qui, poi decide che gli interessano anche gli altri, che cosa fa? Prima quando riuscivano, perché poi dovevano combattere, quindi poveretti anche quelli di Yahweh uccidevano, ma venivano uccisi. Che bisogno c'era? Sono Dio, fino ad oggi avevo deciso di occuparmi di quelli lì, adesso mi occupo anche di quei territori là. Ma con chi doveva discutere? Con chi? Con chi? Ma la Bibbia invece ci racconta questo. Allora io dico che se faccio finta che è vero ciò che mi racconta la Bibbia, la storia è diversa da quella che ci viene raccontata. E faccio finta che sia vera la Bibbia. Faccio finta che sia vera la Bibbia. Da Noè in poi, diciamo Sem, perché ci interessa il discorso Sem, figli, eccetera, finché si arriva uno che si chiama Ever, da cui discendono gli Ivrim. Ever, figli, finché si arriva uno che si chiama Terach, che ha un figlio che si chiama Avramo, un figlio che si chiama Nacor e un figlio che si chiama Aram. Avramo ha Isacco, che a sua volta ha Giacobbe. Che cosa abbiamo appena letto? Chi è stato affidato a Yahweh? Lo dice la Bibbia, eh? E il mio metodo è far finta che la Bibbia, che sia vero ciò che dice la Bibbia. Ma la Bibbia non ha dubbi. A Yahweh viene affidato Giacobbe. Non la famiglia. Lasciamo stare il popolo. Neppure una famiglia intera. Ma la cosa bella è che adesso andiamo a leggere i nomi degli altri a cui sono stati affidati altri pezzi della stessa famiglia. E ce li dice la Bibbia. Vi leggo sempre solo le Bibbie che avete in casa, così siamo tutti tranquilli. Allora, sapete che poi Giacobbe a un certo punto assume il nome di Israele. E quindi a Yahweh viene affidato Israele, quindi il popolo di Israele, che è un pezzo della famiglia di Terach. Giudici 11:24. Mauro, mi scusi, questo è il pezzo di Chemosh, no? L'altro Elohim, giusto? Sì. Gli altri quali erano? Moloch era uno degli Elohim. Dunque, su Moloch ci sono degli studi interessanti, per cui potrebbe essere, studi dell'Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Teologia Semitica, potrebbe essere una particolare forma, neanche un individuo, ma quando venivano sacrificati le Moloch, quello potrebbe essere una particolare forma di participio passato che indica il venivano sacrificati all'essere bruciati attraverso il fuoco, che corrisponderebbe a quello che poi è stato fatto diventare nella nostra cultura il missum, cioè il mandato verso l'alto attraverso il fuoco, da cui deriva il termine messa o missa, le cose mandate verso l'alto. Quindi ci possono essere anche queste cose qui. Professor Carvini dell'Università Sapienza di Roma, docente di filologia semitica, membro dell'Accademia dei Lincei, lui scrive queste cose qui. Gli altri nomi quali erano? Adesso li vediamo. Okay. Allora, ho detto che lui, Yahweh, con i suoi, deve conquistare altri territori. E li conquista militarmente, cioè cerca di conquistarli quando riesce militarmente. Andando avanti nella storia si arriva a un periodo in cui ci sono i cosiddetti giudici, che non a caso non sono chiamati Elohim, sono chiamati Shoftim.
o in altri casi sono felilim, perché i termini per indicare i giudici in ebraico ci sono come, quindi Elohim è un'altra cosa. Allora, uno di questi giudici a un certo punto si chiama Jefte ed è il comandante in capo delle forze di Israele e sta combattendo contro gli Ammoniti. E sentite cosa gli dice. Quindi il comandante in capo delle forze di Israele, che lavora per conto di Yahweh, dice al nemico ammonita, al re: le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso tu te le tieni, così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha fatto possedere. Allora, o chiudiamo gli occhi, o diciamo che qui chi ha scritto questa roba qui aveva bevuto, o altrimenti qui c'è scritto una cosa chiarissima: tu hai un Elohim Kamosh che ti ha dato le tue terre, che aveva diritto di dartele, te le tieni, il mio mi ha dato queste e io me le tengo, punto. Non c'è bisogno di nessuna interpretazione, per cui dicevo prima, se Elohim è un plurale di astrazione, c'è un plurale di astrazione Yahweh e c'è un plurale di astrazione Kamosh, e poi c'è un altro plurale di astrazione che è Milkom. Cioè, più chiaro di così non si può essere. Se è un plurale di dignità, è un plurale di dignità per uno, per l'altro e per l'altro. Per questo dicevo prima, definiscano quello che vogliono, non è un problema, non è un problema. Quello che è, lo applichiamo a tutti, ma non perché lo applico io, perché lo fa la Bibbia. L'hanno fatto i Masoretti. Tutti li hanno chiamati in quel modo lì. Ma attenzione, la cosa curiosa qual è? Qui abbiamo gli Ammoniti. Se voi leggete la Bibbia, troverete che i nomi ricorrenti dei nemici di Israele non sono quelli contro cui combattevano militarmente, gli egiziani, gli assiri, i babilonesi, poi quando i babilonesi sono arrivati e si sono presi tutto, e gli ittiti, ma erano i nomi ricorrenti, sono questi qui: Ammoniti, Moabiti, Amalechiti, Edomiti, Madianiti. Allora, Aran ha un figlio che si chiama Lot, che entra in scena quando Abramo viene chiamato per combattere delle guerre per conto di uno di loro. Allora, Jefte sta combattendo contro gli Ammoniti. Gli Ammoniti sono discendenti di Lot, nipote di Abramo. Gli altri nemici sono i Moabiti, discendenti di Lot, nipote di Abramo. Gli altri nemici sono gli Edomiti, discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Gli altri nemici sono gli Amalechiti, discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Gli altri nemici sono i Madianiti, discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina Keturah. Sono o non sono guerre di famiglia? E a questi qui avevano Kamosh, gli altri avevano Milcom, e gli Edomiti, lo trovate nella Bible of Judaism, avevano Kosh, si chiamava. Da cui Kosh? Quindi, questa famiglia qui, nella migliore delle ipotesi, è stata divisa tra Yahweh, Kamosh e Milcom. E chi è che ha fatto la divisione? Ce lo dice la Bibbia. Elion, quello che sta sopra. Non c'è bisogno di inventare nulla. Facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto. Punto. Dopodiché, chi vuole elaborare altro, lo elabori. Il mio intendimento è raccontarvi ciò che c'è scritto, facendo i ragionamenti da ignorante sulle Bibbie tradotte dai sapienti. Perché questo è qui, non nelle mie traduzioni. E qui la cosa è chiara: il tuo Elohim ti ha dato quello e tu te lo tieni, il mio mi ha dato questo e io me lo tengo. Punto. La parola è come facevano i romani nel Colosseo. È uguale, cioè cambiano. Cioè, facevano tutti i popoli, non è che fossero diversi, cioè è normale, voglio dire, facevano tutti così, ogni governatore cercava di allargare il suo territorio e quindi si combattevano tra di loro. Scusi, ma il termine Adonai, il termine Adonai viene introdotto perché, siccome era proibito nominare in vano il nome di quell'Elohim, allora veniva sostituito con Adonai per non nominare. Ok? Un esempio, per esempio, nei Targumim, il nome, quindi nella Bibbia scritta in aramaico, il nome di Yahweh non è Yahweh, ma è Yod Yod.
che si legge ai. E secondo quei leggevano ai, e secondo quei due studiosi che vi ho detto prima, Roger e Nessun Sabah, Adon Ai deriva di lì, e Ai era il nome di un generale egiziano diventato poi faraone. Cioè, se leggiamo i Targumim, la storia che viene fuori è completamente diversa, ma noi facciamo finta che sia vera la Bibbia dei Masoretti perché così ci viene detto. Facciamo anche finta, siccome ho scritto più volte a dei rabbini della Rabbinical Assembly per avere così, esprimevo delle mie considerazioni e facevo delle domande, eccetera. Il dottor Robert Wexler, che è presidente dell'American Jewish University di Los Angeles, a delle mie domande su Abramo, nella mail mi scrive: Most modern biblical scholars do not consider Abraham to have been a real person. Cioè, la maggior parte dei loro studiosi pensa che Abramo non sia mai esistito. Io faccio finta che sia esistito perché mi si dice che la Bibbia dei Masoreti è quella vera, quindi faccio finta che sia esistito. Not everyone accepts that Moses was historical. Non tutti accettano che Mosè sia un personaggio storico. Loro, loro. Io faccio finta. Con la Bibbia facciamo finta che è meglio. Facciamo finta che è meglio. Solo questo. Per me è importante capire che le cose che ci sono state raccontate non sono così sicure come ci sono state raccontate. Questo è fondamentale. Allora, vi accennavo prima a quella segnalazione che mi ha appunto mandato questa persona di un gruppo di studi ebraici qui di Roma. Siamo in Esodo 32, leggo sempre la Bibbia che avete in casa, così siamo tranquilli. Conosciamo tutti la vicenda del vitello d'oro. E quindi Mosè è su sulla montagna, insomma i suoi sotto vedono che non arriva, dicono ad Aronne: facci degli, al plurale, facci degli Elohim che ci conducano, col verbo al plurale. E Aronne, che era il sommo sacerdote di Yahweh, non fa neanche un tentativo di dissuaderli, questa è una cosa stranissima. Dice: ah, ok, va bene, subito, ma condiscendo, datemi loro che avete, datemi i pendenti, fondono questo vitello. Sapete che per il popolo di Israele era proibito fare immagini. I seguaci di altri Elohim, cioè dei colleghi di Yahweh che comandavano in Egitto, invece non avevano questa proibizione. E quindi si facevano delle immagini che li rappresentavano. E sentite cosa dice Yahweh. Quindi Yahweh vede questa cosa e dice a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Si sono allontanati dal cammino che avevo loro ordinati, si sono fatti un vitello, si sono prostrati davanti ad esso e poi dicono ad Israele, attenzione, Mosè, il tuo popolo si è fatto quel vitello e dice a Israele, bellissimo, ecco il tuo Elohim che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Qui questa persona mi ha fatto notare, dice, qui c'è una via di mezzo che si avvicina al discorso dei Targumim, cioè là dove ci si dice che a uscire dall'Egitto erano solo egiziani, qui si dice che erano appartenenti ai discendenti, insomma, di Giacobbe, più degli egiziani che Mosè evidentemente si è portato dietro, perché qui Yahweh gli dice il tuo popolo, non il mio, perché Yahweh quando parla di Israele dice sempre il mio popolo, quindi dice Mosè, dice il tuo, bellissimo, stupendo, attenzione, e poi gli dice lasciami fare Mosè, lasciami fare, ora lasciami fare, la mia ira si accenda contro di loro e li divora, mentre dell'altro popolo farò una grande nazione. Di nuovo una distinzione netta. In sostanza, sapete cosa risponde Mosè? Gli dice no, perché scusa, poi gli egiziani, dice, perché gli egiziani dovrebbero dire li hai fatti uscire per cattiveria per ucciderli sui monti? Gli dice no, non farlo, e io non lo farò. Capite? Cioè, Yahweh dice a Mosè, i tuoi stanno facendo casino,
si sono fatti quella roba lì, stanno cercando di convincere gli altri, cioè i miei, a seguire quella roba lì, io vado giù e te li ammazzo, lui dice no, e lui non lo fa. Bellissimo. Lui non lo fa. Facciamo così, parliamo un po' di scienza. Riguardo a questo episodio qua, potrebbe dire che in questo caso Mosè e Yahweh stanno sullo stesso piano di importanza, o comunque Mosè ha allora, qualcuno ancora dietro che lo protegge? Diciamo questo, che secondo me, voglio dire, anche un dittatore, tanto per dare l'idea di chi ha il massimo del potere, no? Se utilizza un suo comandante in campo, non può bruciarselo completamente, cioè è costretto a tenere conto ogni tanto dei pensieri, delle idee, delle decisioni di quello lì. No, cioè come dire, lui non poteva farne a meno, no, non poteva dire no, allora io te li uccido lo stesso, perché non sapeva quale poteva essere la reazione di Mosè. E quindi questa cosa gliela concessa. Ma è un normale rapporto dialettico tra un comandante in capo e il suo rappresentante in campo, di cui deve necessariamente tenere conto, proprio perché è un rapporto dialettico, no? Un rapporto dialettico. C'è bellissimo un testo extrabiblico che nel nuovo libro analizzo in tutti i particolari, qui ve ne do una sintesi, e perdonatemi se appunto leggo un po', ma ripeto, cervello. C'è un documento moabitico del re, è la stele di Mesha, re dei Moabiti. Mesha, che tra l'altro è citato nella Bibbia, quindi il parallelismo è stupendo, bellissimo, perché è un personaggio conosciuto sia dalla Bibbia sia documentato in una stele dove lui ha raccontato delle cose. E se voi prendete quella stela, e io l'ho presa nelle traduzioni dell'enciclopedia della Bibbia, quindi anche lì non sono traduzioni alternative ma sono quelle ufficiali, vediamo che Mesha racconta esattamente le stesse cose che gli autori di Israele raccontano loro delle loro vicende, cioè fanno gli stessi verbali in sostanza, cioè siamo andati lì, li abbiamo uccisi tutti, ne abbiamo uccisi tot migliaia, l'abbiamo votati all'anatema, eccetera eccetera eccetera. E in questa stele di Mesha, dove si fa riferimento a Kamosh, cioè perché il re Mesha fa riferimento al suo Elohim che si chiama Kamosh, dice tutta una serie di cose che corrispondono esattamente a versetti biblici. È, come dire, l'altra visione della stessa vicenda. Per cui, così come nella Bibbia c'è scritto a un certo punto che Mosè, quando i suoi stavano per attaccare gli Amalekiti, Mosè gli dice non andate, perché Yahweh oggi non viene con voi, e se Yahweh oggi non è con voi, voi rimanete sconfitti. Loro ci vanno e rimangono sconfitti. Il re Mesha dice: in quell'occasione lì sono andato e il mio Elohim era tirato con me e noi siamo stati sconfitti. Esattamente, cioè Kamosh ha per Mesha la stessa importanza che Yahweh ha per Israele. Oppure quando dice: io sono andato lì, li ho uccisi tutti, ne ho uccisi 7000, più le donne, le ragazze e le serve. Leggete nel libro dei Numeri quando Mosè riceve i suoi comandanti di ritorno da una battaglia e gli dice: ma voi avete lasciato in vita tutte le femmine? Come dire, non vi ricordate gli ordini? Allora fate così: prendete ogni femmina che abbia il suo, ogni donna che abbia il suo bambino, e siccome se ha un bambino è... si è unita con un uomo, uccidete lei e il bambino, invece le vergini le tenete per voi. Uguali. Cioè Kamosh e Yahweh davano gli stessi ordini. Di Kamosh e di Yahweh, di tutti e due, si dice che vivevano in mezzo al loro popolo. Qui si dice addirittura della stella di Mesha, di due posti, di due centri abitati, dove dice dopo che li abbiamo occupati, Kamosh viveva lì con noi. Così come Yahweh si fa costruire la sua dimora, nella quale lui segue fisicamente, ma li segue fisicamente al punto, cioè camminava talmente in mezzo alle loro tende, e io ripeto, io faccio finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero, è chiaro, il metodo è sempre questo, sempre questo. Dopodiché tutti assieme possiamo stabilire che la Bibbia è una montagna colossale di male, per me non è un problema.
Ma finché mi si dice che quella è vera, io dico almeno vado a vedere quello che c'è scritto. Perché se più mi si dice che quando dice una cosa ne vuol dire un'altra, allora lì veramente, lo ripeto, ma è un dato di fatto fondamentale. Io faccio finta che sia vero ciò che c'è scritto. Deuteronomio 23:13, traduzione della Conferenza Episcopale Italiana. Avrai un composto fuori dall'accampamento e là andrai per i tuoi bisogni. Nel tuo equipaggiamento avrai, e Yahweh che parla, avrai un piolo con il quale nel ritirarti fuori scaverai una buca e poi ricoprirai i tuoi escrementi. Perché Yahweh, l'Elohim tuo, passa in mezzo al tuo accampamento ed egli non deve vedere le tue indecenze. Di questo si occupava. Questo era uno dei 613 norme regolamenti che lui aveva dato, poi noi ne conosciamo 10, no? Gli altri non ci vengono detti perché... Uno dei 613, cioè lui doveva stare attento anche a queste cose qui, perché viveva in mezzo a loro, esattamente come nella stele di Mesha c'è scritto che Kamosh viveva in mezzo a loro, uguali, uguali. Quindi quel passo di Giudici 11:24 dove si dice il tuo Elohim ti ha dato quel territorio e tutte le dieci, non è altro che una ulteriore conferma del fatto che erano uguali, perché la stele di Mesha, se noi togliamo stele di Mesha, prendiamo quei versetti lì e li ficchiamo dentro la Bibbia, vi giuro che nessuno se ne accorge, perché sono uguali, 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 uguali. Raccontano esattamente le stesse cose, da una parte e dall'altra. Ma a un certo punto dice addirittura, ho catturato Mesha, ho catturato, nel nuovo libro c'è tutto, ho catturato quelli di Yahweh. Ho catturato quelli di Yahweh. Cioè più chiaro di così non si può essere, non si può. Bisogna chiudere gli occhi di fronte a questa chiarezza, ma bisogna veramente chiuderli. Ripeto, non bisogna interpretare, bisogna chiudere per dire non voglio vedere. Nella storia di Mesha si parla appunto di quelli che servivano lui e nella Bibbia si parla dei cosiddetti sacerdoti, che non hanno la funzione che hanno i sacerdoti. Purtroppo anche qui il termine è un termine usato per motivi teologici, perché subito noi pensiamo ai sacerdoti come quelli di noi che hanno appunto il compito di portare la nostra anima a Dio. Lì no, lì i Leviti e la famiglia di Aaron devono occuparsi di lui, cioè delle sue esigenze, tant'è che erano esentati da tutte le altre incombenze. E quindi si diventava sacerdoti, diciamo, Kohanim, non per vocazione, ma perché si nasceva all'interno di quel gruppo familiare o tribale, no? Di quella tribù. A meno che, Levitico 21, traduzione della Conferenza Episcopale Italiana. Per il futuro, Yahweh dice a Mosè, parla ad Aronne, che era il sommo sacerdote, diciamo così, e vivi. Nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi a offrire il pane al suo Elohim. Perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme, né chi abbia frattura al piede o alla mano, o vorrebbe dire mani e piedi non funzionanti, né un gobbo, né un nano, né chi abbia una macchia nell'occhio o la scabbia, o piaghe purulente o i testicoli acciaccati. Allora, gli imperfetti non li voleva a casa sua. Una egittologa romana, che stasera non c'è, che è venuta quasi sempre alle conferenze, mi dice, ma questa roba qui corrisponde a ciò che, diciamo, gli Shamshur, cioè i colleghi di Yahweh in Egitto, chiedevano alla casta di sacerdoti che dovevano occuparsi dell'allevamento degli animali di cui loro si nutrivano. Dice, è la stessa cosa. Dice, però, là, non si accontentavano che non avessero difetti fisici, li volevano esteticamente belli. Invece, Yahweh si accontentava del fatto che non avessero difetti fisici. Vi ricordate le raffigurazioni dei sacerdoti egizi completamente rasati? Allora, leggete i numeri 8, 5, 7, dove lui dice si dovranno passare il rasoio su tutto il corpo, esattamente come gli egizi. Cioè, siccome erano gli stessi, avevano le stesse esigenze, le stesse attitudini, chiedevano le stesse cose. Per questo dico che se è plurale di astrazione, è plurale di astrazione per tutti, non per lui, per tutti.
Dicevo prima, il nuovo libro avrà degli scritti che dei biologi e dei genetisti mi hanno fatto appositamente, di cui uno è un ricercatore associato del King's College London, che sta per pubblicare un libro con una nuova teoria scientifica sull'evoluzione. In questo libro io ho degli stralci in anteprima che mi ha dato perché io li pubblicassi, più un altro ricercatore mi ha mandato un altro studio apposito. Prima vi abbiamo letto che la Bibbia, vi ho letto che la Bibbia parla di ingegneria genetica, è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Allora, chi ha avuto modo appunto di, come diceva prima l'amico, che sono responsabile dei suoi brutti insonni, mi spiace, di vedere le mie conferenze che sono su YouTube dal 2010, perché appunto come adesso, cioè vengono messi, io non ho mai filmato una, se fosse per me non ce ne sarebbe neanche una, però tutte le volte. Io ho parlato le volte del Gan Eden e qualcuno ricorderà, forse Ivan, no, insomma ci conosciamo, anche io dicevo com'è che si arriva dal Gan Eden. Gan significa giardino, cioè luogo recintato e protetto. Si arriva al nostro paradiso, si arriva attraverso una serie di passaggi, lo dico dal 2010, dall'iranico Bairi Daesa, che indicava i giardini chiusi dei sovrani. Questo termine è stato preso da Senofonte e Diodoro Siculo, e l'hanno trasformato nel greco paradaisos, per indicare i giardini dei signori di Babilonia, giardini chiusi e protetti. Dal paradaisos greco si è passato al paradisum latino, da cui deriva il paradiso nostro, che però con il Gan Eden. Le scienze, luglio 2014. C'è tutto un lungo articolo dedicato al Gan Eden. Il nome paradiso deriva dall'iranico Bairi Daesa, che significa frutteto murato, tipico dei giardini e dei parchi dei sovrani persiani. Senofonte grecizza Bairi Daesa in paradisos, luogo recintato. Poi qualcuno ricorderà che io ho detto che c'è un parallelismo stupendo del Gan Eden biblico nell'Odissea, che è il giardino di Alcinò, il re dei Feaci, le cui caratteristiche di centro di produzione forzata corrispondono veramente, sono così, molto facilmente sovrapponibili a quelle del Gan Eden biblico. Omero nell'Odissea descrive qualcosa di simile. Sono molto contento che la scienza ufficiale cominci a raccontare questo, ma racconta molto di più la scienza ufficiale. Allora, a luglio dell'anno scorso, sì, mi hanno rubato tutti gli appunti, tutti. In quegli appunti io avevo anche una possibile localizzazione del Gan Eden che avevo disegnato malamente perché faccio schifo in quella come in tante altre cose, e comunque che era il nord della Mesopotamia, qui c'è il Mar Caspio, qui c'è, e qui c'è ovviamente la stessa ipotesi, ma non che l'hanno copiata da me, sia ben chiaro. Cioè voglio dire, chi studia, legge la Bibbia, arriva a collocare più o meno le cose in quella zona lì, ok? Quindi non, cioè non è che io non ho scoperto nulla, sia ben chiaro, non ho scoperto nulla, io vi racconto ciò che leggo, sia ben chiaro, ciò che mi pare di leggere, così sempre tranquillo. Allora, bisogna essere cauti. Allora, localizzazione, qui nord della Mesopotamia, qui c'è la catena montagnosa dell'Urartu, quella dove c'è l'Ararat, eccetera eccetera eccetera. Quindi siamo lì. Pecore e capre sono state domesticate più volte tra 11.000 e 10.500 anni fa nell'area dei monti Zagros. Almeno una delle quattro linee genetiche dei bovini domestici ha radici nella valle dell'Eufrate, dove viene domesticata tra 11.000 e 10.000 anni fa. Cioè combinazione, lì avvengono delle cose, e combinazione, la Bibbia e altri testi antichi ci dicono che lì c'erano degli individui che facevano delle cose. Ma sentite questa è veramente. Le scienze, agosto 2014. Si parla della farina con la quale noi facciamo il pane. Nella zona dell'Urartu, il Triticum, e l'hanno chiamato Triticum Urartu non a caso,
sperimenta, quindi il triticum burato, sperimentava un evento genetico che non sarebbe mai potuto avvenire. Allora, stiamo parlando del Gan Eden, di un posto dove c'erano degli individui, poi vediamo alcune cose. E diciamo così, avevano impiantato un centro di produzione dell'allevamento per farsi la roba da mangiare. Quindi vegetali e animali. Individui che sono gli Elohim, secondo me. Allora lì, in quel periodo lì, questo Triticum Urartum ha fatto una roba che non può avvenire. Ha inglobato il suo intero genoma, si è fuso con quello di un'altra graminacea e l'ha inglobato completamente. E quindi ne è nata una nuova specie che conteneva tutti i geni di entrambi i donatori e il doppio dei cromosomi. Cosa che in natura non può avvenire. Non può. Ve lo dice qualunque genetista. Ma non è mica finito. Dice, vabbè, è venuto una volta. No. Circa 8.000-9.000 anni fa, nella regione compresa tra l'attuale Armenia e il sud-ovest del Mar Caspio, lì, avvenne un secondo evento genetico impossibile, fra virgolette, scritto dal ricercatore. Il Triticum di Coccum inglobò completamente il genoma di un'altra pianta erbacea, di nuovo, ma non è mica finita. In seguito, anche se i dettagli sono ancora da definire, una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al nostro Triticum estivum, il grano con cui noi facciamo. Ma quante cose strane sono avvenute lì? Non strane, impossibili. Impossibili, ma sono avvenute lì. Sono avvenute in quel periodo lì, dove dei testi antichi dicono che lì c'era qualcuno che faceva delle cose. Nel nuovo libro pubblico appunto questi studi di genetisti del King's College London che stanno elaborando questa nuova dottrina della evoluzione programmata. E lì ci si spiega come mai noi abbiamo nel nostro patrimonio genetico in quanto sapiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sequenze geniche che sono proprio quelle che fanno sì che noi siamo sapiens, che nessuno sa da dove arrivano. Nessuno sa da dove arrivano. E lì pubblico nel libro tutto lo studio, con le ipotesi, con gli stralci del nuovo libro che sta per uscire, quindi mi hanno fatto questo regalo, perché con loro sto interrompendo da quasi 3 anni. Prego. La zona che lei sta, diciamo, ha descritto l'Eden è lungo il pedestro meridiano? Sai che non lo so. Eh sì? Certo, se me lo dice prendo atto, sì. Non lo so. 33esimo? Sì. Ha un significato? Sì. Me lo insegno. La massoneria. Che così imparo. Ah, vabbè, ho capito, sì. Va bene. Ok. Vi leggo la sintesi di questo studio. L'unica spiegazione rimane ancora quella di considerare Eva mitocondriale e Adamo cromosomiale Y, così li chiamano i genetisti, come cloni prodotti in molti esemplari. Solo un numero adeguato di femmine e maschi geneticamente uguali fra loro avrebbe potuto trasmettere con successo i genotipi unici e caratteristici propri del sapiens. La scienza sta cominciando a scrivere queste robe qui. E me le scrivono pubblicamente con autorizzazione a pubblicarle. Perché stanno andando, non tutti ovviamente, c'è una parte che sta andando in quella direzione lì. Come dire, se facciamo finta che ciò che ha raccontato gli antichi, ma non soltanto la Bibbia, che parla dello Zeleme, dell'affare, quindi la Bibbia parla di ingegneria genetica, ma i racconti degli antichi, facciamo finta che siano veri quando ci dicono che qualcuno ha fatto delle robe su di noi, allora capiamo tutta una serie di cose che adesso non siamo in grado di capire. Tutto lì. Facciamo finta. Dopodiché si rivelerà che è una bufala colossale. La scienza procede così, no? Quante ipotesi si fanno che poi si rivelano non percorribili? Ma non blocchiamole a priori, questo intendo dire. Teniamo la mente aperta, perché tenendo la mente aperta si possono trovare forse risposte. Se si tiene la mente chiusa di sicuro non si trova. Se si tiene la mente aperta c'è la possibilità di trovarle. Tutto lì.
facciamo finta che quando quelli, arrivo subito, che quando quelli scrivevano non avessero tanto tempo da perdere, anche perché scrivere era costoso, primo, secondo, scrivevano per se stessi, cioè scrivevano per quella parte piccolissima del popolo, meglio insomma di quelli che stavano sopra il popolo, che sapeva leggere, e scrivevano per mantenere la memoria di fatti. Quindi non è che avessero bisogno di scrivere tenendo nascoste le cose in modo che chi le leggeva non le capisse, perché tanto non c'era nessun altro oltre a loro che le leggeva. Noi adesso che viviamo in una società dove tutti sanno leggere, se vogliamo riservandole a qualcuno, dobbiamo parlare in un codice perché che non lo capiscano tutti. Ma allora non era così, non era così. Gli altri non leggevano, gli altri si sentivano raccontare, quindi ciò che loro registravano era la memoria di un fatto. E però se questa memoria di un fatto sta trovando delle ipotesi di questo tipo, diciamo che quantomeno si aprono delle strade, dopodiché vabbè, ci saranno delle strade che rimarranno aperte e delle altre che si chiuderanno, ma la scienza è fatta così. Il problema per la scienza è quando rifiuta a priori di aprire le strade. Questo è il vero problema. Prego. Faccio riferimento a un'intervista rilasciata il 31 dicembre, quando lei ha tentato, cioè pochi mesi fa, meno di un mese fa, quando lei ha tentato di dare una spiegazione sulle diverse razze, praticamente. Allora la mia domanda è questa, in base a quella domanda che è stata fatta l'ultimo dell'anno, questa cosa significa che c'erano più laboratori, oppure gli Elohim avevano caratteristiche genetiche diverse, oppure che cosa è successo? Perché non era molto chiaro come si è svolto il discorso. Allora, siccome la Bibbia si dice che gli Elohim presero l'Adam e lo posero in Gan Eden, è lecito pensare che l'Adam non l'avessero fatto nel Gan Eden. E nel fumetto, infatti, io metto un ipo perché lì tanto fumetto. Ma l'avessero fatto da un'altra parte. Tant'è che prendono soltanto il maschio per metterlo nel Gan Eden. E perché? Perché lì ha bisogno di forza lavoro, fisica anche. E quindi prendono il maschio. Siccome è con un articolo, è lecito supporre che non fosse uno, cioè Adamo, ma l'apostrofo Adam, cioè quel gruppo lì, indicato con un articolo, così come spesso Elohim è preceduto dall'articolo. E lo pongono lì. E lo pongono lì e gli affidano gli animali, le piante, eccetera. Tra l'altro in questo Gan Eden c'è una curiosità, che prima la Bibbia ci ha raccontato che la terra si era riempita già di piante verdi. E quando invece dice che gli Elohim piantò un giardino in Eden, quindi piantò un Gan in Eden, che era il territorio molto più vasto, per dire, è un territorio che probabilmente veramente molto vasto, che potrebbe comprendere quello che oggi si sta scoprendo con Bigli Tepe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi loro piantano un giardino in Eden e dice che in quel giardino fecero crescere ogni albero bello da vedere con frutti buoni da mangiare. Ma la terra era già piena di vegetali e di alberi, ce lo dice la Bibbia. Quindi vuol dire che lì hanno messo ciò che interessava loro. Lì hanno messo vegetali con frutti che portavano frutti buoni da mangiare, mentre prima non lo specifica, se i vegetali della terra invece lì lo specifica, quindi loro si sono messi un po' come il giardino del Cinò. Il giardino del Cinò, sai cosa c'è di bello? Che c'è scritto che produceva tutto l'anno. Cioè era un centro di produzione forzata dove c'è scritto che mentre da un albero si raccoglieva, sull'altro si formavano i fiori, e mentre da filari di uva pigiavano il vino, su altri si stavano formando i grappoli. E dice proprio produceva estate e inverno, senza interruzione. Quindi come un centro di produzione forzato. Allora loro prendono l'Adam e lo pongono in Gan Eden e gli affidano, diciamo, vegetali e animali. Poi si accorgono che, dicono, cioè cercano anche una compagnia per questo Adam, e si accorgono che per l'Adam la compagnia degli animali non è sufficiente e decidono di fare la femmina. La femmina la fanno lì. Mentre l'Adam è stato preso da un'altra parte e portato lì, la femmina la fanno lì. E anche qui, che cosa ci dice la Bibbia? La Bibbia ci dice che per fare la femmina cosa fanno? E inducono nell'Adam un sonno profondissimo. Prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva,
che viene tradotto normalmente come costola, in realtà tzelà significa, ha un significato molto più ampio che non la semplice costola, e indica una parte laterale anche asimmetrica, perché la radice verbale indica anche l'avanzare zoppicando, quindi in modo asimmetrico, quindi non è una metà esatta. Allora, prelevano un qualcosa da una parte laterale di curva, chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. Questa sarebbe un'opera di clonazione. Che cosa dicono i genetisti? Quelli lì. Dicono: questo è l'unico punto in cui la Bibbia è dissonante rispetto ai protocolli di clonazione. E io lo scrivo nel libro, perché bisogna dar conto di tutto. Perché è dissonante? Perché dicono che allo stato attuale dei protocolli di clonazione della genetica non è possibile fare una femmina prendendo semplicemente le cellule da un maschio senza avere una femmina intermedia, cioè un ovulo femminile, ok? La Bibbia purtroppo non parla più di Lilith, che è stata tolta, però Lilith compare nella letteratura extrabiblica. E ci sono, per esempio, c'è un libro interessante di un sacerdote, Don Guido Bortoluzzi, lo trovate in PDF, cercatelo, Don Guido Bortoluzzi, ve lo scaricate in PDF, dove lui, che fa un'analisi, come dire, per certi aspetti molto più avanzata della mia, cioè lui rischia ancora di più di quello che rischio io da questo punto di vista, lui pone Lilith come la femmina ponte. Allora, le spiegazioni al fatto che la Bibbia lì non coincida con gli attuali protocolli di clonazione della genetica può avere due spiegazioni. Uno, che magari tra 50 anni i protocolli della genetica prevederanno la possibilità di fare una femmina prendendo patrimonio dal maschio, mettendo assieme, cioè duplicando il cromosoma X e mettendolo assieme due volte e togliendolo. Adesso non siamo capaci di farlo. Oppure che la Bibbia abbia condensato molto il racconto e quindi abbia, siccome la Bibbia ha tolto ogni riferimento alla figura femminile di Lilith, che la Bibbia abbia tolto ogni riferimento che invece magari in origine c'era, sono ipotesi, ipotesi di risposta, che magari in origine c'era e che e quindi poteva costituire quella che ha messo a disposizione l'ovulo per fare questo passaggio attraverso quali cellule del maschio. Siccome hanno preso da una parte laterale ricurva, quando io ho parlato più volte dei Rotari, dove sono quasi tutti medici, e mi dicevano: ma questo è la descrizione, cioè mi hanno detto: ma questa roba è scritta dalla Bibbia? Dico: sì, ve la leggo nella Bibbia che avete in casa. E dice: la descrizione di quello che facciamo noi oggi, che dalla cresta iliaca con una anestesia preleviamo le cellule staminali, che sono quelle polivalenti, che possono essere usate sia, ovviamente nel caso umano, diciamo, ufficialmente la clonazione non si fa ufficialmente, poi magari, cioè senza pagare, figuriamoci se non lo provano da qualche parte, cioè nessuno scienziato si ferma, no? E quindi preleviamo anestesia, due puntini di sutto, che è quello che è scritto nella Bibbia. Quindi loro si sono stupiti non della precisione, ma del fatto che fosse scritto nella Bibbia. Dice: non è possibile che nella Bibbia ci sia quella roba. E no, invece è scritto. E io faccio finta. Ok? Sì, però non spiega proprio le diverse razze, però. Cioè, come... Ok, ha ragione. Sono partito troppo dall'inizio. Sono partito proprio dall'inizio. Allora, siccome Adamo l'hanno preso da un'altra parte e l'ha portato lì, è possibile che ci fossero più laboratori con più esperimenti. Tant'è che se noi leggiamo una delle tavolette pubblicate nel testo della UTET Mitologia Sumerica, curato da Giovanni Pettinato, uno dei maggiori assirologi del pianeta Terra, dove si parla degli esperimenti che quelli facevano, lì sono narrati anche gli esperimenti sbagliati. E tra l'altro lì c'è una cosa curiosa, perché loro fanno una gara, cioè uno dei due figli del Signore dell'Impero fa una gara, cioè una sfida, alla, e lì era una femmina, l'ingegnere biologo biomolecolare, quella che poi ha fatto l'Adamu, che anche lì si chiama Adamu esattamente come Adam nella Bibbia, si chiama allo stesso modo. È evidente che parla della stessa operazione. E dice che durante un bambino, lo trovate appunto nella pubblicazione UTET, quindi traduzione ufficiale con tutti i nomi di tutti i traduttori accademici che si sono occupati di quei testi, dice che durante un banchetto, quando erano
molto esaltati dalla birra, perché a quei signori lì, compreso Yahweh, piaceva molto l'alcol, e nel nuovo libro do una documentazione che farà saltare sulle sedie molti, pazienza, tanto ormai. Allora, alterati dalla birra, lui dice a lei: scommettiamo che di qualunque tipo tu ne faccia io riesco a trovargli una collocazione. E allora lei ne fa, e ne vengono fuori di quelli che hanno la colonna vertebrale storta, di quelli che non riescono a respirare, di altri che hanno gli occhi che rimangono sempre aperti, altri che non riescono a chiudere le mani, altri che non riescono a mangiare, altri che non riescono a trattenere l'urina, altri che non hanno gli organi genitali. Quindi, come dire, tutta una serie di esperimenti che portavano dei cosiddetti mostri. E si parla addirittura di, come dire, possibilità di incroci strani. E anche qui, senza lavorare troppo di fantasia, ovviamente poi con le descrizioni che nei testi scritti poi secoli dopo possono anche contenere delle esagerazioni, ma se noi pensiamo che i racconti dei popoli antichi ci dicono di individui che avevano caratteristiche umane e caratteristiche animali, cioè, bisogna parlarci chiaramente. Se non ci sono delle leggi che regolamentano questi esperimenti, ogni ingegnere genetista biomolecolare non ce la fa a non fare ogni tipo di esperimento possibile per vedere cosa ne viene fuori. È per forza, è più forte di lui, è un bisogno di conoscenza, un bisogno scientifico. Poi noi abbiamo le leggi che formalmente limitano, ma altrimenti pensare che chi fosse il potente di turno o i potenti di turno, che non avevano nessuna limitazione e che dicono adesso vediamo questo, vediamo cosa viene fuori, potevano fare di tutto. E io non mi stupirei. Io gli uomini pesce dei sumeri, quelli con le ali dell'uccello. Io ho visto un documentario abbastanza recentemente. Chiaro che poi le descrizioni, no? Cioè, vuol dire, non è che possiamo pensare a uomini che venissero fuori col tronco da uomo e tutto il pezzo da cavallo. Ma il fatto che venissero fuori, che so, qualcuno con i piedi un pochettino più simili ad A, eccetera, secondo me questa roba qui. Cioè, è più facile credere che sia vero che non pensare che se li siano inventati, eh. L'egizio con la faccia da palco? E se quelle però erano maschere che si appoggiavano sopra, se erano maschere, dovevano essere anche abbastanza pesanti perché avevano un appoggio sulla spalla, quindi lì bisognerebbe capire se volevano rappresentarsi in un certo modo o nascondere delle fattezze. Non... Prego. Quindi secondo l'ultima rivelazione che lei sta dicendo, secondo la lingua sumera, lei ha fatto l'esempio che tappando, diciamo, quei due punti sotto cambia significato, ci si può ricollegare con quello che sta dicendo. Cioè? Cioè, abbiamo detto Madonna che si accoppia con un animale, per dire. Ah, sì, e sì, sì, sì. Sì. Quindi... sì, non mi stupirei. Cioè, tra l'altro, ecco, nel discorso del fare finta, no? Cioè, quindi dice giustamente, Biglino è talmente ignorante che non sa che la Bibbia va letta in modo simbolico. Va bene. Diciamo un pochettino di studio di simbologia, insomma, della simbologia l'ho fatto, ma comunque è proprio per questo che dico, faccio finta di vedere che cosa viene fuori a leggere letteralmente, perché per esempio, non so, qualcuno di voi avrà in mente la simbologia che c'è sulla mela di Eva. No, anche la mela, le due metà uguali, sapete il frutto che si taglia a metà, quindi con tutta la simbologia eccetera. È solo che la mela di Eva nella Bibbia non c'è, si dice che Eva mangia il frutto, ma nel libro dei Proverbi capitolo 30 si parla di un'adultera la quale si dice che dopo aver mangiato il frutto si pulisce la bocca e dice non ha fatto nulla di male, e all'uomo che è stato con lei dice tu vomiterai questo frutto che hai mangiato, no? E cioè è l'accusa di un atto sessuale. Quindi Eva mangia il frutto, non la mela, ma mangia il frutto in terminologia biblica, appunto, come spiega il libro dei Proverbi, significa proprio un atto sessuale. E dice e mangia il frutto con il Nahash, cioè con il cosiddetto serpente.
Manakash è un termine che significa anche colui che ha conoscenze. Poi significa anche serpente, ovviamente. Ma colui che ha conoscenze. Quindi Eva mangia il frutto con il Nakash e poi ne è dato a mangiare ad Adamo. Quindi vuol dire che il primo frutto se l'è mangiato con un altro. Porca Eva. Noi maschietti abbiamo sempre dopo. Quindi il fatto che ci fossero più possibilità di sperimentazione, tant'è che l'attuale antropologia genetica ha identificato, e ormai ogni mese vengono fuori degli articoli sulle riviste scientifiche che stravolgono ciò che si pensava di conoscere. Per esempio le commissioni, l'ultimo bellissimo, la scoperta di un archeologo israeliano, per cui in realtà allora il Neanderthal e il Sapiens si sarebbero uniti, cosa che invece prima doveva essere separati, e la diffusione in Europa di questo nuovo gruppo, sapete da dove è partito? Dall'Africa. Dal Medio Oriente, cioè da lì. Cioè cominciano ad essere tante le cose che sono partite da lì, ma tante. Un po' troppe per essere coincidenza. Quindi facciamo finta, ecco questo, facciamo sempre finta. Devo dire una cosa sul plurale, poi praticamente poi perché il discorso del plurale è importante. Un professore di Bristol, lui sì professore, io non sono niente, non sono curioso, un professore di Bristol che conosce l'ebraico, ha detto, e quindi quelli che lo seguono poi ripetono, Biglino è talmente ignorante, e ha ragione, ma io almeno so di essere, quindi cerco di studiare, è talmente ignorante che non ha neanche capito che quando Elohim è usato col verbo al singolare indica Dio, quando è usato col verbo al plurale indica le altre divinità, quelle pagane, cioè le divinità degli altri popoli, cioè i vari Elohim, Chemosh, eccetera. Possiamo prendere Genesi 20:13? Allora, sappiamo che per quanto riguarda i cristiani, la storia della cosiddetta salvezza, salvezza da che cosa? Non lo so, perché nella Bibbia il peccato originale non c'è, quindi la macchia da cui noi dovremmo essere lavati non c'è, quindi comunque. La storia della salvezza inizia, questo l'ho detto anche in un'intervista doppia con un signor Avondios della Chiesa Ortodossa, abbiamo fatto un'intervista doppia tipo le Iene, la trovate su YouTube. Quando mi ha chiesto ma leggere la Bibbia per essere salvati, dico salvati da cosa? Allora, la storia della salvezza inizia quando Abramo viene chiamato fuori dalla terra dei suoi padri. Cioè arriva Dio, lasciamo stare che forse lui non ha importanza. Arriva Dio e dice a Abramo tu adesso vieni con me. E lì inizia, c'è la vocazione di Abramo, no? Inizia la storia della salvezza, facciamo finta che Abramo sia esistito, no? L'abbiamo visto prima. Genesi 20:13. Dov'è? Qui. Ora avvenne, che qui è Abramo che parla, che sta raccontando. Ora avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io dissi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il verbo a singolare. Quindi quando Dio mi ha chiamato fuori dalla casa di mio padre. Genesi 20:13. Queste sono le Bibbie che sono nelle facoltà di teologia, queste qui le trovate nelle biblioteche delle più importanti università del mondo che si occupano di Bibbia. E su questi io ho lavorato. Quindi qui c'è l'ebraico con la traduzione interlineare, letterale, qui c'è il testo greco, qui c'è il testo latino, qui c'è il testo, una traduzione normale in italiano. Genesi 20:13, traduzione letterale. E fu come che fecero vagare me Elohim, qui incorrettamente Elohim non viene tradotto, Elohim da casa di mio padre. Quando Dio mi fece errare dalla casa di mio padre, gli Elohim mi fecero errare dalla casa di mio padre. Questi signori sono quelli che dicono, cioè appartengono alla categoria di quelli che dicono che io mi invento le traduzioni. Allora, tutta la sera io ho fatto la conferenza senza parlarvi delle mie traduzioni.
Chi è che si inventa le traduzioni? Nella Bibbia per le famiglie si scrive Dio col verbo singolare, perché le famiglie devono credere che la Bibbia parla di Dio. Nella Bibbia per quelli che conoscono l'ebraico il verbo viene tradotto al plurale, perché altrimenti questi dicono ma siete diventati matti? Capite? Ma volete sapere un'altra bella cosa? Che la casa editrice è la stessa. È la stessa. Io sono quello che si inventa le traduzioni. Vogliamo leggere 35.7, la stessa roba, con in più il fatto che lì ero io all'articolo. Prego. Volevo, secondo alcune teorie mediche, per esempio il professore Fuseri, dice che a Genesi 1.29 la dieta originale dell'uomo era una dieta vegana e avere consumato poi carne sta portando all'epidemia di diabete mondiale, quella mutazione di Creutzfeldt-Jakob per e l'altro fatto volevo dire che i greci, qui mi ricollego all'ultimo libro che sono uscito, dedicavano statue non solo ai re o agli dei esilidei, ma anche agli atleti, perché gli atleti erano la dimostrazione, vincendo le Olimpiadi, che avevano delle caratteristiche genetiche più vicine agli extraterrestri di quanto, e quindi era una sorta di divinizzazione. Sì, tra l'altro una cosa curiosa è che quando hanno istituito le Olimpiadi gli atleti dovevano gareggiare nudi, perché? Perché forse c'era qualche caratteristica che avrebbe distinto gli uni dagli altri. Se noi leggiamo nell'Iliade, quando Poseidone, che stava dalla parte degli Achei, va a incitare i suoi perché stavano perdendo le navi, stavano rischiando di perdere le navi per una sortita dei troiani, e Poseidone si traveste da Calcante, va lì, li arringa e poi si gira e se ne va. E lì il versetto è bellissimo: si gira e se ne va, e l'eroe Acheo, Aiace o Ileo, dice: ma quello non è Calcante. Dalle orme dei piedi e dalle gambe ho capito che quello è uno dei Teoi. Sono riconoscibili i Teoi. Bellissimo. Purtroppo non ci dice che tipo di impronte lasciare. È un vero peccato. Però guardate che curiosità. Cioè, lo riconosce dal modo in cui cammina. Cioè, dall'impronte che lascia. È stato un Dio che viene riconosciuto dalle impronte nella sabbia, bellissimo. Così come è, dunque, il discorso della carne e della. In effetti, il primo ordine che gli Elohim danno è quello di mangiare i vegetali. Dopo il diluvio viene introdotta la carne. E quindi, dopo di lì in avanti, finisco soltanto una cosa, e quindi poi di lì in avanti magari possono essere insorti quei problemi di a cui faceva accenno l'amico. Sempre nell'Odissea si parla di Efesto. Efesto era quello di loro che si occupava della lavorazione dei metalli. Tra l'altro lo si descrive in un modo che è, insomma, abbastanza mortale per essere un dio. Si dice che era zoppo da ambo i piedi e aveva le gambe esili. Cioè, come si fa a inventare una roba del genere per un dio? Non si può inventarla, no? Cioè, se uno si inventa un dio, se lo inventa bene, che funziona. E sì, siccome lui era così, si faceva accompagnare da due ancelle. Ah, nel nuovo libro c'è il greco, c'è tutto, quindi chiunque, lì proprio traduzione precisa, si faceva accompagnare da due ancelle. Di queste due ancelle si dice, sapete che il libro di sé è pieno di ancelle, cioè tutti i capi avevano le ancelle. Di queste due si dicono alcune cose curiose. Si dice che avevano dentro il pensiero e la parola. Beh, è ovvio che le ancelle pensano e parlano. Si dice che avevano la pelle come l'oro, cioè di lucentezza metallica. Ma la cosa più bella è che la descrizione finisce dicendo: erano in tutto simili a fanciulle vere. Perché inventarsi una roba del genere? Che senso ha? Visto che parli di decine di ancelle, quelle due lì no, quelle due lì erano particolari. Pur essendo di lucentezza metallica, avevano dentro il pensiero, era qualcosa che stupiva il fatto che quelle pensassero e parlassero, perché non erano fanciulle vere. Quando si parla dei cani celesti, e chi ha fatto gli studi classici ricorderà magari le traduzioni di della Calzecchi Onesti, che sono pubblicate da Einaudi, che ovviamente, siccome le lie dell'Odissea sono
poemi epici e quindi vengono tradotti in linguaggio poetico anche in italiano, si dice che questi carri celesti erano trainati da cavalli altonitrenti. Bella immagine aulica. Peccato che in greco non ci sia scritto così. In greco c'è scritto ipsi e kers, che vuol dire in alto rumorosi, non nitrenti. Non c'è ecos, non significa, significa fragore, rumore, fracasso, non detrito, mai. Quindi quei carri in alto facevano rumore, esattamente come i carri descritti nella Bibbia. Prego. Perché non seguo i suoi studi, quindi non so. Prego. Questa cosa già normale, curata, ma gerarchicamente sopra questi eroi non mi risulta che ci sia stato mai nessuno, le sue traduzioni, cioè erano loro che comandavano. Qui parrebbe di capire così: sono quelli che nella Bibbia sono chiamati Elohim, nella, nei racconti greci sono chiamati Teoi, in Estremo Oriente, cioè insomma in India sono chiamati Deva. In Centro Sud America sono i Viracocha, sono gli Asi delle leggende norrene, sono i Tuatha De Danann delle leggende celtiche. Tra l'altro nelle leggende norrene, solo questo, c'è una tripartizione bellissima che corrisponde alla tripartizione biblica. Elohim, Malachim, Nefilim. E là ci c'è una tripartizione che è uguale a quella biblica. Prego. Quindi i Nefilim sarebbero gli Elohim? No. La Bibbia dice che quando i figli degli Elohim videro che le figlie degli Adam erano appetibili, si unirono con loro e fecero dei figli. I figli sono, dice la Bibbia, i Gibborim, che sono quelli che, rispondendo alla primissima domanda, la Bibbia dice sono gli eroi dell'antichità, cioè i sangue misto. Per dire Gilgamesh era un sangue misto. Mentre qui? Sì. E la Bibbia dice che quando gli Elohim si univano con le femmine Adam, sulla terra c'erano i Nefilim e c'erano anche dopo, il che fa pensare appunto intanto vabbè che non sono i figli di quell'unione, perché i figli di quell'unione sono chiamati Giborim, ma che c'erano. E poi nella Bibbia i Nefilim sono sempre visti come ostili al popolo di Israele, quindi come ostili diciamo a Yahweh, e sono quelli che sono tradotti come giganti. Però per esempio c'è una parte dell'esegese ebraica, tipo per esempio consulenza ebraica, che cambia la vocalizzazione di Nefilim e dice che Nefilim non deriva da Nafal, che vorrebbe dire quelli scesi, ma deriva dal verbo che indica gli aborti, per cui dicono in realtà era un periodo in cui loro praticavano gli aborti selettivi. Quindi uccidevano tutti i maschi, quasi tutti i maschi, facevano nascere soltanto femmine, poi a un certo punto, ogni tanto invece qualche maschio lo lasciavano in vita, e qui c'è un'altra vocalizzazione di Nefilim che vorrebbe dire i lasciati da parte, cioè quelli che non venivano uccisi ma venivano lasciati vivere, il che tra l'altro significherebbe, e quindi è un'altra chiave di lettura, ovviamente cambiando le vocali però dei masoreti, significherebbe che lì erano in grado di fare le analisi prenatali, cioè capire se dentro il grembo materno c'era un maschio e una femmina, per poter fare gli aborti selettivi. Ma che fine fanno questi? Com'è? Che fine fanno questi? Dunque, i Nefilim nella Bibbia fanno una fine, nel senso che vanno a scomparire. A un certo punto la Bibbia dice che si erano ridotti a vivere in tre centri abitati, Gat, Asdod e Jaffa. Tra l'altro Goliath di Gad era uno di questi, che apparteneva proprio a uno di questi, cioè uno di questi centri abitati. E poi a un certo punto la Bibbia nomina gli ultimi tre che vengono uccisi in battaglia, dopodiché non se ne parla più. Per quanto riguarda la Bibbia, ok? Le divinità Shiva e Vishnu possono essere collegate agli Elohim secondo Shiva? Ma direi di sì. Teniamo presente, appunto, dicevo prima, no, che agli Elohim si dice che morivano. Ho detto prima, in Diodoro Siculo dice che Zeus, quando sentì che stava per morire, chiese ai suoi figli di essere sepolto in Creta, e si dice che i suoi figli fecero così. Shiva, di Shiva c'è una data di morte, 3102 a.C. Quindi si può pensare che si siano estinti in qualche modo. Stando alla Bibbia, lì a un certo punto non se ne parla più. Lei che ne pensa? Ah no,
poi mi vado troppo in basso. Già così vengo accusato di perché. No, andiamo pure. Prego. Lei prima ha citato la figura di Gesù Cristo. Ah, ecco, guardi, vi siete lette nel pensiero. Vi siete lette nel pensiero. Allora, diciamo così. Ci sono un sacco di persone che mi dicono quando è che fare il Nuovo Testamento, perché ormai l'Antico Testamento in sostanza più o meno pensiamo di aver capito che cos'è, invece Gesù, se si, allora, se facendo finta si può arrivare a pensare che l'Antico Testamento sia il racconto della storia del rapporto tra uno degli Elohim e un popolo, quindi loro che facevano determinate cose, così come hanno fatto i popoli di tutti i popoli che hanno potuto scrivere, hanno scritto la loro storia, quindi questo è come gli altri, no? Allora, se pensiamo, se facendo finta arriviamo a queste conclusioni e capiamo che Yahweh era uno degli Elohim, eccetera eccetera eccetera, allora dobbiamo prendere atto di un fatto, che per la dottrina Gesù è il figlio di Dio, ma Dio è Yahweh. Ma se Yahweh non è Dio, Gesù di chi è figlio? Di NN, o meglio di NM, perché Maria almeno. Quindi Gesù è figlio di nessuno. Ok? E se Gesù è stato mandato da suo padre, che non sappiamo più chi è, per liberare l'uomo dalla condanna della morte derivante dalla macchia del peccato originale, ma il peccato originale non c'è, perché cosa è stato mandato? Di qui in avanti vale la pena di parlare del Nuovo Testamento oppure no? Perché se non c'è il mandante e non c'è il motivo, ho detto prima che noi dobbiamo fare finta che Gesù sia esistito, ma proprio fare finta, 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 ma tanto finta. Quindi non si può dire ah, ma il Vangelo è un'altra cosa. No, il Vangelo così come ci è stato raccontato non è un'altra cosa. Il Vangelo senza l'Antico Testamento non può esistere, perché le motivazioni e le fondamenta del Vangelo stanno nell'Antico Testamento. Ma il libro della Sapienza, che è un libro non accettato dagli ebrei, non è canonico, il libro non è canonico, il libro della Sapienza è canonico per i cattolici, è stato scritto più o meno all'epoca di Cristo, cioè secondo alcuni è stato terminato qualche decennio prima di Cristo. Ultimamente degli studiosi dicono che addirittura delle parti potrebbero essere state scritte addirittura 10-20 anni dopo la morte di Cristo. Allora, se è vero ciò che ci dice la teologia, che tutto l'antico teologia cristiana, perché ovviamente per gli ebrei questo non c'entra assolutamente, è fantasia pura, che tutto l'Antico Testamento non è altro che il racconto della salvezza che trova il suo vertice, il suo culmine in Gesù Cristo, allora noi dobbiamo prendere atto di un fatto, che tutto quel libro è tutto costruito su Gesù Cristo, e quando arriva Gesù Cristo, o addirittura quando è già arrivato, quel libro non ne parla più. Cioè il libro della Sapienza non sa chi sia Gesù Cristo, ma è stato scritto, nella peggiore delle ipotesi, immediatamente prima di Gesù Cristo, nella peggiore delle ipotesi per quanto riguarda i teologi, addirittura dopo Gesù Cristo. Ma il libro della Sapienza non sa nulla di Gesù. Questa è un'altra delle tante incongruenze che andrebbero spiegate. Tant'è che il libro della Sapienza, che è l'ultimo libro scritto, in realtà se voi guardate l'elenco e vedete le vostre Bibbie, è messo come settultimo o sestultimo, proprio per, come dire, allontanarlo un po', perché altrimenti se uno legge il libro della Sapienza e nelle Bibbie che abbiamo in casa subito dopo c'è il Nuovo Testamento, se uno si mette a ragionare un po' dice ma com'è che questo libro qui che arriva prima di questi, di quello lì non sa proprio nulla? Uno ci fa due ragionamenti e comincia a capisce anche delle cose. Ho detto prima, mi fate solo fare questa roba qui, poi. Ho detto prima che il Salmo 82 è quello appunto che parla dell'assemblea degli Elohim, dove si dice a un certo punto che capo dell'assemblea dice sì, voi siete Elohim, ma voi morite come tutti gli altri, come tutti gli altri. Ovviamente, siccome qui si parla di un'assemblea, quindi la pluralità è inevitabile, questo.
Allora lì Elohim significa giudice, punto. Va bene. Parliamo dal punto di vista dei cristiani. Prendiamo, no, cioè qualcuno che, chi ce l'ha una Bibbia che poi vuole leggere? È scritto piccolissimo, ecco questo. È la pigrizia, no, che è scritto. Comunque prendiamo Giovanni 10:32. Ah, io non so che ore sono, quindi fate tutto voi, mi dite voi. 9:25. Va bene. Allora, Gesù sta disputando con i farisei. Sta disputando con i farisei che lo stanno accusando di blasfemia, insomma, perché lui si è fatto uguale a Dio. E lui risponde dicendo... Allora, i giudei gli rispondono: non ti lapidiamo per un'opera buona, perché lui dice, ma con tutte le opere buone che ho fatto, eccetera, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Rispose loro Gesù: non è scritto nei vostri libri, due punti, io ho detto siete dei? E qui Gesù, come tra l'altro lo metto di tutte le volte, Gesù cita quel salmo lì, cioè nei vostri scritti c'è scritto io ho detto amarti, in ebraico, nel salmo 82, a te Elohim, voi siete dei. E se ha detto dei coloro cui fu rivolta la parola, eccetera, e la scrittura non si può abolire, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui dice voi siete dei. Allora, in ebraico dice voi siete Elohim. In greco voi siete Theoi. Allora, in ebraico i termini per dire giudici sono almeno due: Shoftim oppure Felilim. Tant'è che il libro dei giudici si intitola Shoftim, non Elohim. Quindi qui ci sono due termini per dire giudici. Gesù, riferendosi a quel versetto, non usa mica il termine, facciamo finta che l'abbia detto, comunque nel Vangelo non si usa mica il termine che indica giudici, che sarebbe Kritai, ma usa Theoi, che è la traduzione greca di Elohim. Quindi sempre quel professore di prima, che era quello che parlava del plurale singolare, anche lui è uno di quelli che sostiene e dice no, ma lì è chiaro che vuol dire giudice. Siccome lui è un credente, lui dovrebbe prendere atto che il Dio nel quale crede lui, cioè Gesù, dice che questi qui non sono Kritai ma sono Theoi. Quindi ne dovrebbe prendere atto coerentemente, così come dovrebbe prendere atto coerentemente che a chiamare Abramo fuori dall'altare dei suoi padri non è stato Dio ma sono stati gli Elohim, gli idoli pagani, perché il verbo è plurale, però non lo fa. Vabbè, pazienza, non è un problema. Luca 23:32, chi lo vuole? Chi? Nessuno che voglia di leggere. Allora, quando Gesù viene portato al Golgota, c'è scritto: insieme a lui venivano, sapete la storia dei due ladroni, no? Venivano accompagnati a morte anche due delinquenti. In greco c'è scritto così. Eteroi duo kakurgoi. Kakurgos è il termine col quale si indicavano prevalentemente i, diciamo, partigiani antiromani, cioè i ribelli, gli zeloti. Venivano condotti a morte con lui anche due kakurgoi. Stasera, quando sono sceso alla stazione Tiburtina, ho preso un caffè e vicino a me alla cassa, in coda con me, c'erano anche due capitreno. C'erano anche due capitreno. Capite qualcosa del mestiere che faccio io? No. Se io vi dico che alla cassa con me c'erano altri due capitreno, cosa faccio io del mestiere? Altri due kakurgoi. Eteroi vuol dire altri, non anche. Quindi era il sovversivo.
Io sono quello che si inventa le traduzioni, io. Altri due. E quando voi leggete che Giuda si fa dare dai romani una masnada di gente per andare a prenderlo, in greco non c'è masnada, in greco c'è spera, che è l'identificazione di una formazione militare romana che era la decima parte di una legione, cioè una coorte, cioè 600 uomini armati. Quindi a mandare a prendere 10-12 figli dei fiori, che dicevano mi hai picchiato su questa glaccia, picchiami anche di lì, i romani mandano 600 uomini armati. Eteroi, duo capurgoi, 600 uomini armati. Ma li arrestano tutti? O solo Gesù? Lui perché era il capo. E quindi mandano 600 per prenderne uno. Cioè se devono sedare una rivolta non è più normale arrestarli tutti. Ma chi era Gesù? Allora, il problema è che bisogna stabilire qual era il loro obiettivo. Che purtroppo i Vangeli non ce lo dicono. I Vangeli però ci dicono questo. E noi prendiamo atto di quello che ci dicono i Vangeli, almeno io prendo atto di quello che ci dicono, di quello che ci dicono i Vangeli. Erano altri due rivoltosi e mandano 600. Per evidente, immagino, per stroncare la rivolta. Beh, ma Gesù era considerato comunque dalle autorità un pericolo. Anche tant'è che viene condannato per motivi politici dai suoi seguaci, comunque no, questo è chiaro, cioè, ormai è stabilito che anche dai suoi seguaci c'era gente che, e questo era solo per far evidenziare un po' di traduzioni, così visto che mi è stato chiesto di parlare un po' di no, ma ha ragione, era soltanto per evidenziare un paio di traduzioni, visto che mi era stato chiesto di parlare un po' di Nuovo Testamento. Mauro. Oppure quando anche si dice io ti dico oggi tu, ho finito, oggi io ti dico oggi tu sarai con me in paradiso, io ti dico oggi tu sarai con me in paradiso, o io ti dico oggi.